Allora, buon pomeriggio a tutti, bentornati a Galassica, la nostra edizione di quest'anno che è in collaborazione con l'Università di Camerino. Per queste 4 giornate, cioè lunedì, martedì, mercoledì fino a giovedì, gli eventi saranno online nel rispetto, insomma, di quelle che sono le esigenze Covid, e anche perché questo ci permette di ospitare molte, molte più persone. Guardiamo il lato positivo della medaglia, altrimenti non avremmo potuto avere, come in questo caso, probabilmente 8 relatori o 9 relatori in un unico evento. Quindi diciamo degli eventi che diventano così molto ricchi. Io trovo che sia, da un certo punto di vista, un vantaggio. Allora, oggi ci dedichiamo, come primo evento dell'apertura della serie online, ci dedichiamo al Center for Near Space, il cui presidente è il dottor Russo, Gennaro Russo, che ringrazio per l'adesione, per il patrocinio al festival, per l'enorme disponibilità e apertura a qualsiasi dialogo, anche per il futuro e per collaborazioni future. Io passerei subito la parola appunto al dottor Russo, che ci spiega un po' di che cosa si occupa, insomma, che ci presenta questo centro, e poi i molti relatori che vedo collegati. A te, Gennaro, e per qualsiasi cosa tecnica sono qui. Grazie. Grazie a tutti, buon pomeriggio, grazie alla dottoressa Lattanzi per l'enorme lavoro che ha fatto per organizzare questo festival, per l'ottimissima idea di dedicarlo allo spazio per l'umanità o all'umanità, e perché è un tema che a noi è molto caro. Quindi la giornata di oggi è dedicata appunto alle problematiche, gli interessi, la vision del Center for Near Space. Faccio un rapidissimo preambolo. Quindi abbiamo molti, molti speaker, tutti che fanno parte del Center for Near Space, che hanno tutti quanti partecipato e stanno partecipando alle attività in corso nell'ambito di questo think tank, come lo chiamiamo. E in particolare voglio subito menzionare, presento il primo gruppo di autori. C'è il professor Luca Ciamarra, famoso architetto italiano e anche famoso anche all'estero. Abbiamo l'architetto Guido De Martino, studio Massimo Pica Ciamarra, senza Massimo, studio Pica Ciamarra Associati International, la professoressa Stefania De Pascale dell'Università di Napoli, Dipartimento di Agraria, l'ingegnere Dario Pisanti, ingegnere aerospaziale, e l'architetto Marco Sorito. Questo gruppo di persone illustreranno un po' la prima parte del nostro pomeriggio. Poi presenterò gli altri, se no, affinché ci dimentichiamo un po' i nomi. La giornata è composta sostanzialmente da due parti. Una è dedicata a diciamo, quello che noi chiamiamo Space Hub, quindi una stazione spaziale un po' particolare, poi capiremo per quale motivo e con quali logiche l'abbiamo sviluppata. C'è un piccolo, virgolette, intermezzo che sarà curato dall'architetto Marco Sorito, relativo appunto al colonialismo extraterrestre verso Marte, verso la Luna, e poi parleremo invece di alcuni studi sempre nostri del Center for Near Space per quanto riguarda gli habitat lunari. Questo è un po' il quadro del pomeriggio. Comincerei io per dare un po' la visione e il quadro di riferimento del Center for Near Space, e quindi devo condividere lo schermo. Dunque, condividi. Se faccio così, andiamo direttamente qui. Ditemi se si vede. Si vede, si vede. Ok, perfetto. Lo metto anche a schermo intero, che facciamo appunto prima. Allora, questo è un bel titolo, e vedete subito come questo titolo è vicinissimo al titolo del festival. Espansione dell'umanità nello spazio è un tema, è il nostro tema ricorrente. Anzi, noi diciamo, come altri peraltro, che l'espansione dell'umanità nello spazio è già cominciata. Siamo ovviamente agli albori, però è già cominciata. Andiamo avanti, eccolo qua.
Io sono appunto vicepresidente dell'Italian Institute for the Future, direttore generale del Center for Near Space, e tra un istante ecco qui. Il Center for Near Space è una costola, è il centro di competenza spazio dell'Italian Institute for the Future, che è un'organizzazione non governativa, no profit, dedicata agli studi di anticipazione su vari campi della conoscenza, dell'economia e del sapere, dell'uomo, dell'umanità. E sempre prima spesa, occupandosi di spazio, ovviamente fa studi dedicati appunto alla parte spaziale. Avete visto correre su questa chart un po' di immagini, nel senso che appunto per testimoniare che l'Italia Institute for the Future produce e realizza numerose pubblicazioni di vario genere, in particolare poi ha una sua rivista che si chiama Futuri, dove appunto vengono riportati un po' di avanzamenti, un po' di studi, un po' di risultati che noi stessi sviluppiamo e raccogliamo anche idee da altre fonti. Questo è il quadro di riferimento. Gli obiettivi del Center for Near Space sono appunto scritti in questa slide, quindi ovviamente contribuiamo alla diffusione della cultura spaziale. Una cosa essenziale perché noi crediamo fortemente al futuro sviluppo del settore privato dell'astronautica civile e ancora più in particolare appunto sviluppare anche sulla Terra ovviamente la componente privata degli utilizzatori dello spazio. Perché sottolineiamo questo discorso del privato? Perché la massa economica, la massa di finanziamenti che tutte le agenzie spaziali del mondo insieme, che ne sono molte, hanno, comunque rappresentano veramente poco, non sono assolutamente sufficienti, e questi quattrini, appunto questi fondi, non sono assolutamente sufficienti perché si possa sviluppare un settore economico, come invece noi pensiamo abbia cominciato a svilupparsi il settore appunto dell'astronautica civile e della space economy, qualcuno la chiama. Perché ci chiamiamo Center for Near Space? Perché abbiamo voluto chiamarci in questa maniera 5 anni fa? Perché near sta per, nel senso più brutale e fisico del termine, spazio vicino. Se vogliamo cercare di sviluppare qualcosa di economico, un settore economico, vogliamo stimolare qualche imprenditore ad investire e cose di questo genere qui, non possiamo che farlo sulla parte, diciamo, più facile, mettiamolo in questi termini. Ciò significa la parte dello spazio che per oltre 50 anni, siamo ormai vicini ai 60, l'uomo ha in qualche misura toccato. Chiaramente l'uomo è andato anche al di là dell'orbita bassa terrestre, però se guardiamo appunto a quello che è più facile fare, quello che oggi in America da diversi anni ormai hanno cominciato a fare anche i privati, è appunto quello di accedere all'orbita bassa. Questo soltanto come fatto iniziale. Ma il concetto near significa anche un fatto non fisico, ma un fatto psicologico, quindi più logico se vogliamo, quindi avvicinare i cittadini allo spazio nella sua concezione, in linea di principio, quanto più ampia possibile. Perché? Per due ordini motivi. Innanzitutto perché questo da sempre, appunto, come è scritto qui, è fonte inesauribile di ispirazione, libertà di immaginazione, benessere sulla Terra. Ma anche perché per poter pensare di ottenere lo sviluppo di un settore economico è necessario che ci sia una consapevolezza diffusa. Non basta l'imprenditore visionario, non basta l'Elon Musk, ma se non ci sarà tra qualche tempo l'utente di quel sistema per andare spesso sulla stazione spaziale o sulla Luna, beh, tutto Elon Musk non produrrà nulla. Ora, non ci dimentichiamo, beh, tutta questa storia, ma perché il benessere sulla Terra, tutti quanti riescono a identificare, credo, sono certo, in queste applicazioni, appunto, il beneficio. Dei benefici che noi sulla Terra abbiamo dalle attività, dalle tecnologie, dalle infrastrutture spaziali, le telecomunicazioni, la meteorologia, le previsioni meteo che vediamo 7 volte al giorno, 77 volte al giorno in televisione, il teleriscaldamento, il GPS, eccetera. Quindi sappiamo tutti questi. Forse c'è qualcuno in meno che sa cose, se vogliamo, più banali. Qua sono soltanto tre dei tantissimi esempi che si possono fare. Il telefono cellulare è nato dalla tecnologia spaziale. Vedete in questa immagine
un telefono antidiluviano, ma di soltanto di qualche lustro fa. Il velcro, tanto utilizzato sulla Terra, è nato anche qui dall'applicazione spaziale, la padella che non attacca. E ripeto, potremmo fare altre, potremmo stare per ore a parlare di queste applicazioni quotidiane a Terra. Meno conosciute sono certi tipi di materiali, ma mica tanto. Se abbiamo la televisione, che ne so, il Mylar lo vediamo abbastanza frequente, ogni volta che c'è da proteggere persone che hanno avuto una catastrofe naturale, oppure i profughi e cose di questo genere, qua vediamo appunto questo materiale. O il Pyralux, che ormai si usa sempre di più per fare appunto i circuiti integrati flessibili. E quindi i ritorni dell'attività spaziale sulla Terra sono enormi. Questi sono soltanto un numero estremamente ridotto di esempi. Direi, chiederei a Morisella di mandare il filmato D, per favore. Eccomi, tengo la. Non te Ecco. si vede probabilmente meglio. Allora, dimmi tu qual è il filmato. Di come Domodossola. Il filmato di. Allora, arrivo subito. Sono pronta, condivido lo schermo. Condividiamo quindi la. Arriviamo, ci vuole un momento. Condiviso. Questo filmato illustra un po' quello che noi vediamo, noi come Santa Funina Space vediamo, cioè chiamiamo in estrema sintesi, e lo anticipo, la città cislunare, il nostro riferimento. C'è un po' di audio di fondo, vedete appunto il riferimento. Il presidente Obama qualche anno fa ha detto che bisogna andare su Marte entro il 2030. Elon Musk addirittura sempre qualche anno fa ha detto che voleva portare 1 milione di persone su Marte anche in breve tempo. Noi diciamo che simbolicamente 100 anni dopo il primo passo dell'uomo fuori dalla Terra, quindi nel 2069, ci potrà essere, è plausibile che ci sia una città, una vera e propria città cislunare, quindi 1.000 persone permanentemente nello spazio. O per meglio dire, una popolazione di 1.000 persone permanentemente nello spazio, insediata su una quantità di, noi li chiamiamo quartieri, proprio per la simpatia con quello che è sulla Terra. Quartieri che sono attorno alla Terra, attorno alla Luna, in orbita terrestre, in orbita lunare, nei punti lagrangiani del sistema Terra-Luna, anche sulla superficie della Terra. Qui vedete questo filmato che non è nostro, è di una United Launch Alliance, che sono le più grandi industrie aerospaziali statunitense, e che vede come illustrano l'evoluzione nel tempo dell'attività spaziale. Qua siamo a 5 anni, si immagina appunto una popolazione di 20 persone per effetto di 2 o 3 stazioni spaziali americane, cinesi, eccetera. Vedete il PIL prodotto, 500 miliardi di euro all'anno. E vediamo qui un po' più avanti, credo che sia questo a 15 anni esattamente, vediamo una popolazione di 300 persone. E con attività di vario genere, turismo attorno alla Terra, non a caso, prima di tutto attorno alla Terra, dove è più facile andarci, con una quantità di sistemi che sono necessari appunto per alimentare, per una stazione di servizio, se volete, fare refueling, quindi il rifornimento dei sistemi che poi portano nel Lagrangiano, o appunto attorno alla Luna. Vedete, 300 persone. E a 30 anni, dicono appunto gli americani, 30 anni adesso significa 2050, per di più questo filmato c'ha qualche anno, non è proprio di oggi, qualche anno fa, quindi loro sono abbastanza positivi nello sviluppo. EML è il Lagrangiano del sistema Luna-Terra, ed è un punto di equilibrio, una cosa messa lì non si muove rispetto appunto alla Luna e alla Terra, quindi è proprio una stazione di servizio come quelle che troviamo sull'autostrada, per capire. Vedete appunto tanti altri sistemi di mining sulla Luna o di asteroidi per estrarre materia prima. E qui vedete a 30 anni quello che loro prevedono.
Per noi questo è appunto il riferimento logico, quindi noi non siamo inventati, non abbiamo la forza per inventarci noi un sistema diverso, ma abbiamo tra le varie scenari proposti, abbiamo identificato quello che ci sembra più plausibile, più logico, almeno nella sua macro linea. Vedete anche il PIL prodotto, 2,7 trilioni di dollari o di nel caso specifico all'anno, quindi la cosa sta evolvendo molto rapidamente. Questa stazione, questa città cisternale serve anche per supportare viaggi diciamo più lontani, e quindi se pensiamo a Marte, per andare su Marte su partire dalla Terra, come si farebbe oggi, come si potrebbe fare oggi con i sistemi automatici, si potrebbe partire da un'orbita terrestre, si potrebbe partire da un'orbita lunare e si potrebbe partire da un punto lagrangiano. Noi abbiamo studiato per alcuni anni uno di questi quartieri, ci siamo posti più o meno nel lagrangiano, perché insomma ci sembrava è un punto particolare, e quindi siamo posti lì. È una stazione di servizio, un nodo di interscambio con alcune funzioni primarie: l'hangar per la manutenzione, l'attracco delle navette e la ripartenza delle navette su altre destinazioni, è un laboratorio scientifico, ma anche è un resort, quindi ci sono appunto abitazioni più o meno normali, non come quelle della stazione spaziale. Purtroppo il video vedo che salta un po', però vabbè, non penso che l'idea ce l'abbiamo. Vedete qui un possibile scenario che però da un istante vi rendete conto che è fantascienza, perché come vediamo qui ci sembra il terrazzo fuori casa, ma tra qualche istante vediamo come appunto questo terrazzo faccia parte di un contesto oggi come oggi del tutto inimmaginabile, del tutto fantascienza. Noi ci diciamo che ci collochiamo nei nostri studi di anticipazione tra la realtà attuale, che significa oggi, i prossimi 5 anni, i prossimi 10 anni, e la fantascienza. Quindi guardiamo appunto a un punto intermedio e cerchiamo di dare o dimensionare o misurare la credibilità delle nostre idee attraverso valutazioni e con metodologie di estrapolazioni. Grazie. Ritorno al mio filmato. Arrivo. Condividerlo di nuovo. Eccoci. Sei tornata. Grazie. Vedete il filmato già? Non penso. Adesso? No. Sta vedendo. Il filmato lo vedete? Si vede questo? Dove è stato il riferimento? Gennaro. Prego. Vediamo il tuo PowerPoint con la città. Okay. Okay. Perfetto, benissimo. Allora, per dare dei numeri, per noi questa città cisternale non va, insomma, è un po' troppo, pensiamo almeno che sia un po' troppo azzardato dire che nel 2050 già si farà questo, però pensiamo che effettivamente attorno al 2070, 60-70, come dicevamo, 1.000 persone, sia possibile, 1.000 persone, 10-12 quartieri, qualcosa come 100.000 passaggi, quindi biglietti di trasferimento da una stazione all'altra, da una quartiere all'altro ogni anno, quindi ci sarà una specie di traffico, significa per ogni stazione due passaggi al giorno, due navette che arrivano ogni giorno, quindi nemmeno una cosa esagerata. Bene, veniamo un attimo, torniamo al discorso, questo è il quadro logico che pensiamo. Cosa facciamo noi? Noi abbiamo attivato alcuni progetti, o se volete programmi, quindi verticali. Uno si chiama EduSpace, che sta per Education on Space, che sarebbe praticamente l'attività dedicata a quello che molto, molto, diciamo, paternamente chiamiamo il nostro vivaio, quindi i giovani veri e propri. E quindi che facciamo? Cerchiamo di sensibilizzare, di realizzare dei momenti formativi concreti orientati dedicati ai giovani in generale, sia gli studenti delle scuole medie superiori, sia gli studenti universitari ovviamente, da svilupparsi in maniera frontale, i classici appunto dibattiti, discussioni, illustrazioni, presentazioni, eccetera, ma anche in modo più partecipato attraverso dei giochi, delle competizioni. E in questo senso noi cerchiamo di stimolare anche la partecipazione a eventi mondiali, che ce ne sono parecchi, e anzi diverse volte i nostri ragazzi hanno vinto, si sono ben piazzati a vari livelli, ecco. Esperienze scientifiche spaziali, vedete qui sotto un elenco di etichette. In questi giorni, proprio tra ieri e sabato e domenica, c'è stato il NASA Space Up Challenge, noi abbiamo partecipato, abbiamo sostenuto e partecipato, contribuito
alle edizioni di Napoli, Torino e Roma, ma negli anni passati abbiamo partecipato anche al Zero Robotics, che è gestito dal Massachusetts Institute of Technology. Abbiamo in qualche misura supportato dei ragazzi brillanti, tra cui Dario Pisanti, che dopo avrà modo di illustrare alcune cose, e quando appunto hanno partecipato nell'ambito del Google Lunar XPRIZE a un certo momento mondiale, tra l'altro l'hanno anche vinto. E l'obiettivo era quello di portare sulla Luna un loro esperimento. Vabbè. E cose di questo genere. Un secondo grande capitolo si chiama Jump in Future, un'esperienza diretta. Al di là delle discussioni, delle grafiche, dei video, eccetera, ma la cosa più bella è toccare con mano. Ecco, chiaramente un'associazione, un think tank, non è che può fare chissà quale salto pindarico. Quello che noi offriamo è appunto questo. Noi abbiamo organizzato l'anno scorso una decina di giornate presso aerosuperfici con dei piccoli aerei da turismo che eseguendo manovre particolari hanno prodotto diciamo tante volte 5 secondi di bassa gravità o di gravità ridotta, stessa cosa. Quindi il ragazzo, la persona in generale che stava a bordo a fianco del pilota si è sentito, come diciamo noi, si è sentito astronauta per 5 secondi, 2-3 volte durante il volo. E quindi hanno potuto toccare con mano, cosa significa, con degli esperimenti in mano per appunto rendersi conto degli effetti di questa cosa. Questo è badate bene, tutto questo ha un costo estremamente ridotto, perché chiaramente nonostante gli sponsor abbiamo dovuto far pagare qualcosina agli attori, a chi ha voluto fare questa esperienza, ma qualcosina, stiamo parlando di 25 euro, che è ben diverso dai 250.000 euro che chiede Elon Musk Richard Branson, Virgin Galactic, per fare esperienza di 2 minuti di bassa gravità. Quindi queste sono un po' le caratteristiche. Andiamo avanti. Ecco, un piccolo assaggio di microgravità. Questo vedete, non so se si vede. Si vede questo video? Adesso si vede, Lino. Okay. Ecco, vedete, ripreso molto da lontano, vedete questo piccolo aereo che fa questa manovra, questa specie di salto, che visto così può sembrare addirittura consistente, di per sé è un aereo normale, è una manovra normale, niente di speciale. Chiaramente chi ha vissuto questa esperienza con l'adeguato addestramento preliminare, mezz'ora prima voglio dire, e ha capito appunto l'effetto della bassa gravità. Tutto quanto appunto per sentirsi un po' astronauti, come dicevo. Vado avanti. Altro capitolo è Near Space Expo. Devo correre, anzi mi fermo tra poco. Il discorso è di studiare come poter accedere allo spazio in maniera più diffusa, quindi nuovi sistemi economici e frequenti per andare nello spazio. Ora, uno dei temi ci sono tante attività in corso, ho già menzionato Virgin Galactic che chiede $250.000 per passaggio, ma anche in Italia ci sono delle attività in corso. Per esempio c'è appunto proprio in Campania c'è questo studio di questo velivolo iPlane che può offrire, ecco, la stessa cosa che offre Virgin Galactic, ma a 50.000 euro a persona anziché 250.000. Non entro nel dettaglio, un piccolo progetto che stiamo portando avanti, che finalmente dopo tanto tempo sta riscuotendo un po' di interesse, e quindi vedremo se cosa e fino a dove si riuscirà a portare avanti questo progetto. Poi ci sono alcuni altri temi che bypasso e dimensione soltanto, cioè Celestia Sidera, che ingloba attività di organizzazione o partecipazione a workshop, congressi, eventi, eccetera, a tutti i livelli, tra ragazzi, per meno giovani, eccetera. E da poco, più recente, abbiamo attivato appunto un gruppo di lavoro, un progetto sul space law, quindi per studiare i diritti, le leggi, le normative e come farle evolvere per poter supportare l'espansione dell'umanità nello spazio. Dulcis in fondo, ma non meno importante, ma giusto perché è collegata con tutto il resto del pomeriggio, Orbitecture, che come dà ampiamente l'architetto Pica Chamarra, è una contrazione di Orbital Architecture. L'obiettivo nostro è quello di studiare gli habitat spaziali, se volete capire quali requisiti aggiuntivi a quelli comunemente identificati per le attività spaziali, per i sistemi spaziali, è necessario considerare per poter nel 2050 avere una vita
una bella vita nello spazio e non semplicemente bella vita nello spazio perché si fa sperimentazione. Gli astronauti sono tutti contenti quando li vediamo, Samantha Cristoforetti, Luca Parmitano, eccetera, ma di fatto sono dei lavoratori che vanno lì, vanno a lavorare e fanno, tra virgolette, poco altro. Invece, vabbè, entriamo. Tutto questo mi porta a dire, ho finito, come appunto, ancora sottolineare, come si collega perfettamente il nostro leitmotiv fondamentale, l'espansione del pianeta nello spazio, con l'attività e con il titolo di questo bellissimo evento, Festa dell'Astronomia, che appunto è stato intitolato Spazio all'Umanità. Quindi io vi ringrazio e passo la parola, non che non ci siano domande, ma rimanderei le domande alla fase finale del pomeriggio. Quindi interrompo la mia, se ci riesco, eccolo qua. Interrompo e do la parola a questo punto appunto all'architetto Massimo Picca Ciamarra che ci parlerà più specificamente delle macro logiche di questo Orbitecture e dello Space Hub che abbiamo studiato per un po' di tempo. E Massimo, vuoi da subito il video A? Sì, così poi Ok. magari lo commento appena dopo sottolineando alcuni aspetti. Perfetto. Allora, Mi carico introduciamo. subito, arrivo, mi carico subito il video E. Allora, video E. Architettura orbitale, sì. Architettura orbitale, nel quale diciamo, è illustrato sostanzialmente il nostro progetto di Space Hub. Questa è un'esperienza che è cominciata nel 2015 e è andata avanti nel 2016, abbiamo di fatto conclusa nel 2017, quindi è un'esperienza in qualche modo appena un po' datata, però diciamo, nella quale sono state poste le basi per i nostri ragionamenti successivi. Abbiamo infatti avuto anche occasione di partecipare a un altro concorso internazionale per sviluppando e moltiplicando questa struttura fino a pensare a 10.000 abitanti al suo interno. L'obiettivo di questo progetto è innanzitutto quello di integrare al suo interno molteplici attività. Ecco, diversamente dalla stazione spaziale, è nato in qualche modo anche per sostituire, diciamo, l'attuale stazione spaziale. Questo progetto si integrano varie attività, c'è un hangar di manutenzione, di attracco, ci sono laboratori scientifici sia a zero gravità che a micro gravità, e ci sono spazi per i ricercatori, per i turisti e così via. Vedete una grossa struttura la quale fa riferimento ad una sfera centrale di 50 metri di diametro, che è la parte sostanziale dell'hangar e dei laboratori, e poi dispone di alcuni bolidi che ruotano al suo intorno e per ruotare, diciamo, determinano condizioni di gravità analoghe a quelle sulla Luna e a quella su. Sì, questo era uno dei nostri obiettivi, insomma. Consideriamo la stazione spaziale attuale come giustapposizione di elementi, quindi una cosa in qualche modo paleolitica o primordiale del costruire nello spazio. E invece nello spazio abbiamo necessità di, soprattutto di integrare. Questo mettere insieme più cose, ma metterle insieme non solo sovrapponendole, ma anche diciamo integrandole, portandole ad un'immagine che con una slogan che abbiamo da tempo potrebbe anche trovare la sovrintendenza divina, è una forma anatomorfica, appunto. E non è nata in termini originari così, è nata, diciamo, mediante ragionamenti. Qual è il volume, la forma che mantiene il maggiore volume? La sfera, evidentemente.
e questi sono degli studi, vedete, degli studi preliminari per questa struttura. Questo è poi il suo modello finale. Vedete che al centro l'affibrazione che porta la gravità lunare è composta da due anelli sovrapposti. Perché? Perché a un certo punto, nell'integrare, tenere insieme le varie esigenze, ci siamo resi conto, rispetto, ad esempio, che la parte destinata al verde, all'alimentazione, al benessere nel suo insieme, è quasi 2 volte. Cioè, si piglia i 2/3 della superficie globale, e quindi sull'anello, diciamo, con gravità simile a quella marziana, siamo riusciti a individuare uno spazio appunto di 2/3 per la parte agricola, chiamiamola così. Mentre invece questo era molto più difficile, cioè non si riusciva a fare dentro all'anello stretto, quindi abbiamo raddoppiato gli anelli. Quindi è interessante capire sia, vabbè, questi sono i collegamenti, la navetta di collegamento per gli spostamenti interni dei ricercatori o dei visitatori. In questo caso noi abbiamo immaginato la presenza di un terzo di ricercatori, un terzo di turisti, un terzo di addetti, diciamo, Io quello che vorrei sottolineare sono due cose. Uno, abbiamo immaginato un sistema costruttivo in orbita, quindi lavorando con stampanti 3D e cercando appunto di anche di minimizzare le quantità di materiale da organizzare. Infatti, noi arriviamo a dei dati che sotto un certo profilo uscivano prima nel filmato, ma sono abbastanza interessanti rispetto alla stazione spaziale, nella quale abbiamo ogni persona, sono soltanto 6, mi sembra, i ricercatori nella stazione spaziale, e hanno a disposizione circa 150 metri cubi ciascuno. I nostri 100 hanno a disposizione 600 metri cubi, quindi una superficie, una quantità complessiva di spazio è 4 volte superiore. Ancora, questo però, riportando i pesi al metro cubo del costruito, che mentre nella stazione spaziale attuale oscillano intorno ai 450-500 kg per metro cubo, nella struttura, nello space hub, noi arriviamo ad un numero che è dell'ordine di 70 kg. Perché? Perché non abbiamo necessità di mandare nello spazio dei pezzi precostruiti che hanno necessità quindi anche di resistere alla spinta, alla sollecitazione del distacco dalla Terra. Costruendosi, diciamo, sul posto, già in assenza di gravità, possono essere strutture estremamente sottili e estremamente più semplici. I caratteri della nostra esperienza, che ripeto, è un'esperienza che abbiamo sviluppato fra il 2015 e il 2017, è stata presentata a Città della Scienza, mi sembra, nel luglio del 2017, quindi risale a qualche anno fa. Quindi anche in quel momento c'era una particolare visione su diversi aspetti. Poi siamo un po' andati avanti con i ragionamenti, forse non soltanto i ragionamenti nostri, ma anche i contributi che venivano da aspetti più scientifici, eccetera, ci hanno aiutato a indirizzare la ricerca con sfumature di natura diversa. Quello che è interessante adesso come architetto, ripeto, è essere arrivati ad una forma planetomorfica tramite il ragionamento, non impostando una forma e cercando di
di giustificarla man mano o di costruirla secondo un'immagine. È un'immagine che deriva dalla logica e che sembra assolutamente assoluta e assolutamente compatibile con un'organizzazione dello spazio. Grazie. Non si sente. Non mi sentite? Sorry, sorry. Dicevo, grazie Massimo, lascio tutti i commenti e tutte le domande, le interazioni, poi alla fine il dibattito, eccetera. Quindi evitiamo adesso, perché appunto c'è un'organicità nelle presentazioni, quindi vale la pena vederle una di seguito all'altra. A questo punto abbiamo appunto l'architetto Guido De Martino, che ci parlerà ancora una volta di Space Hub in maniera un poco più, guardando più nel profondo, certi aspetti specifici della configurazione. E chiederei a Moisella e all'organizzazione di lanciare il filmato di Genova e direi anche di silenziare l'audio perché mi sembra che faccia più confusione che altro. Va bene, ora faccio partire il video e silenzio l'audio. Grazie, grazie Moisella. Grazie Lino, grazie a tutti. Mi sentite? Sì. Vai, vai Guido, se vuoi Ah, partire, se vuoi cominciare, prendi ero in attesa della partenza del video. certo. Allora, diciamo, questo video che abbiamo più volte mostrato, di fatto, è la configurazione funzionale, quindi una piccola passeggiata all'interno della stazione orbitale. Purtroppo va a scatti, diciamo, quindi cercheremo di volare ancora più veloce diciamo, del video. Vediamo come ci siamo concentrati nel collocare i laboratori per un 70% della superficie all'interno di quella sfera centrale che appunto è denominata Miranda, per conservare, perché diciamo il nostro approccio è sempre quello della conservazione anche dello spazio, un ambiente di microgravità, nella parte inferiore, prima si è potuto vedere quel piccolo cilindro che dà la possibilità, diciamo, di avere la condizione di microgravità che invece non è consentita nei toroidi esterni che ora vediamo, nei quali posti fino all'oggi, e per questioni, diciamo, anche mediche, se così possiamo dire, e biologiche, devono avere un minimo di gravità per consentire, appunto, diciamo, ai turisti, così come ai residenti ricercatori, di avere un funzionamento biologico più simile alla Terra. Quindi nei toroidi esterni, diciamo, siamo in una condizione come sulla Terra, attraversiamo, camminiamo lungo i toroidi. Soprattutto, diciamo, questo camminare lungo i toroidi incontra quelli che noi abbiamo definito spazi di relazione, spazi di aggregazione sociale, che poi, diciamo, sono connotati anche dalla presenza di ambienti specifici e speciali, come la sala di comando, l'hangar, la sala medica e la sala di controllo. Quindi proprio come sulla Terra, noi attraversiamo, passeggiamo i toroidi e attraversiamo quelle che possono essere piazze, così come quelli, come piccoli edifici, diciamo, speciali, come un ospedale, come la sala di controllo generale. Inoltre, all'interno della configurazione dello Space Hub non possono mancare quelli che sono servizi anche dedicati al relax, come bar, ristoranti e palestre, perché diciamo, l'aspetto psicologico all'interno degli ambienti, nello spazio, oggi diciamo, nell'ISS, è comunque un ambiente costretto, quello che noi ci occupiamo e poniamo, diciamo, di porre in essere proprio una condizione similare alla Terra, quindi di piacevolezza dello stare dentro a luoghi non costrittivi e costretti. Adesso si vede ancora uno spaccato di Miranda, diciamo che quella sfera centrale, quindi irrigidita tramite una struttura filiforme, che trova al guscio esterno invece questa protezione che ha sempre una funzione plurima, quindi di schermamento dalle radiazioni, ma anche di produzione di energia. Come dicevamo prima, queste sono delle immagini prese, diciamo, da Patrick Collins che ci fanno vedere una situazione animata, anche gradevole, di come potrebbe essere una condizione di vita nello spazio, deputata a attività di relax, quindi dove l'assenza di gravità diventa opportunità e non limite. In questo senso, noi abbiamo confinato le condizioni di microgravità
all'interno della sfera, insomma, gli spazi laboratoriali, mentre diciamo nei tuoi luoghi abbiamo gli ambienti dedicati proprio a queste attività. Questi sono ancora degli spunti ulteriori che servono, diciamo, a capire come si può intrattenere e passare il tempo in un ambiente di microgravità, anche con un body, diciamo, in assenza di gravità, per sperimentare le sensazioni. Diciamo, Aristarco, come diceva il professore, anche questa green belt, che dopo magari approfondiremo con Stefania, che è il core, diciamo, di produzione, sia per quanto riguarda l'ossigeno in maniera parziale, che quanto riguarda l'alimentazione, tutto il cibo, diciamo, di acqua verde, che diciamo, è lo scopo primario. Diciamo, senza Stefania, senza l'aspetto botanico, questa stazione non potrebbe esistere. Quindi quella, diciamo, è il cuore pulsante di tutta la stazione. Qui vediamo ancora degli spunti, quindi ricostruire quelle che per noi è la normalità, ma nello spazio è assolutamente un'innovazione, quindi percorsi verdi, che poi seguono in questi cromi che hanno una conformazione aerodinamica, se così si può dire, simile a un aereo. Quindi noi abbiamo spigoli, ma curve, dove troviamo gli alloggi che possono essere sostanzialmente di due tipi, tipo, diciamo, monostanza, monoalloggio per i ricercatori, quindi sto andando a lavorare, sto in una condizione di abitazione singola, oppure per i turisti, che, come diceva prima Rino, diciamo, è uno dei nostri interessi primari, quindi quello produttiva dal lato economico. Finiamo con questi che sono gli ascensori che ci hanno tenuto a lungo sospesi in vari dibattiti, che alla fine hanno trovato la loro conformazione in questi tralicci attraversati da capsule pressurizzate, e quindi ci consentono di passare dal core centrale, che è Miranda, dove arriva la navetta spaziale, di raggiungere i vari toroni in sicurezza. Diciamo, abbiamo cercato di fare una piccola sintesi, questo video è sempre velocissimo per raccontare la configurazione. Spero di essere stato chiaro e che mi abbiate sentito, perché vedevo che il video saltava. Quindi ringrazio Lino. Se ci sono domande. Grazie a te, Guido. Sì, insomma, nel mondo Covid, la tecnologia si dimostra essere un po' deboluccia, lo sappiamo. Quindi le connessioni, probabilmente siamo troppi a essere connessi e si portano presto un po' di problematiche. Però, insomma, sopravviviamo. Siamo ormai tutti esperti di queste cose e capiamo. Allora, adesso la parola passa appunto alla professoressa Stefania De Pascale, che ci parla di una cosa molto interessante che si chiama Sapori tra le stelle. Fania, usi direttamente tu il Sì, file. buonasera a tutti. Buonasera a tutti, grazie Rino, grazie a tutti i colleghi, grazie Guido per la bella introduzione. Mi piace dire che in realtà, se non ci fossero le piante, non ci sarebbe vita nello spazio. Quindi, in realtà non è solamente, legato alla nostra idea, ma è praticamente tutta la vita sulla Terra che non esisterebbe senza le piante. Adesso cerco di proiettare, spero che vediate la mia presentazione. Il mio compito, Sì. come ricordava Rino e come hanno detto i colleghi, è quello di introdurvi al mondo dell'agricoltura spaziale. Abbiamo visto che oramai si parla già del nostro prossimo passo, la Stazione Spaziale Internazionale, che ha ormai 10 anni di vita da quando è stata completamente operativa, sarà probabilmente dismessa al 2024. E le grandi agenzie spaziali internazionali hanno disegnato una roadmap che vede come obiettivo neanche tanto lontano, il
il pianeta Marte. Marte in realtà dista dalla Terra circa 225 milioni di chilometri in media e una tipica missione su Marte durerebbe 500 giorni, di cui circa 470 di viaggio, più 30 giorni di permanenza obbligatoria sul pianeta per aspettare il riallineamento più favorevole e poi il viaggio di ritorno, quindi ovviamente questo comporta la necessità di risorse. È stato stimato che, considerando i sistemi di rigenerazione utilizzati oggi e la loro efficienza, il fabbisogno giornaliero per una unità di equipaggio, per cui per un astronauta, varierebbe tra i 5 e i 15 kg a persona per giorno. Quindi una missione su Marte richiederebbe il trasporto di una quantità di risorse comprese tra un minimo di 2 tonnellate e mezzo fino a oltre 5,5 tonnellate per ciascun membro dell'equipaggio. Qui vedete i sistemi di rigenerazione attualmente in uso sulla Stazione Spaziale Internazionale. Si tratta di sistemi di rigenerazione chimico-fisici che sono situati nel nodo 3 e che consentono la parziale rigenerazione delle risorse. Gli astronauti ovviamente fanno riferimento ai rifornimenti che vengono dalla Terra. La Stazione Spaziale Internazionale, per quanto ci sembri lontana, dista solo, consentitemi il termine, 400 km dalla Terra, per cui un equipaggio a bordo della Soyuz impiega poco più, circa 6 ore per raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale, quindi i rifornimenti dalla Terra sono consentiti. Il cibo spaziale che voi qui vedete riprodotto è molto migliorato nel tempo, dalle prime missioni Apollo fino alle ultime missioni in cui, per le quali l'Argotec, la ditta che produce il cibo spaziale e che è localizzata a Torino, ha prodotto addirittura una cambusa in cui c'erano anche i menù della festa. Tuttavia, è ovvio che gli astronauti ancora sognano cibo fresco. I prodotti che arrivano sulla Stazione Spaziale Internazionale, ovviamente per esigenze dell'ambiente della ISS, sono prodotti precotti, termostabilizzati, disidratati, confezionati sottovuoto, che devono durare tra i 24 e 36 mesi e che quindi vengono riforniti costantemente dalla Terra insieme a ossigeno, acqua e quant'altro. Quindi è ovvio che se noi pensiamo a colonizzare lo spazio, se pensiamo a piattaforme orbitanti permanenti, se pensiamo a raggiungere i pianeti, quindi a basi planetarie, avremo bisogno di nuovi sistemi di rigenerazione, quindi in grado di efficientemente rigenerare le risorse e in più in grado di essere autosufficienti. Come ricordava Guido, in questi sistemi ovviamente le piante dovranno avere un ruolo cruciale, ma d'altra parte, come dicevo all'inizio della mia presentazione, le piante sono fondamentali per la vita dell'uomo sulla Terra, per cui per quale motivo dovrebbero essere meno importanti per la vita dell'uomo su altri pianeti? I sistemi a cui si sta pensando sono i cosiddetti sistemi biorigenerativi di supporto alla vita, quindi in grado di funzionare, consentitemi il termine, come un ecosistema artificiale, quindi in cui, secondo i principi di una ciclicità, le risorse vengono utilizzate e i reflui di ogni componente del sistema vengono utilizzati come risorse dalla componente successiva. In questi sistemi le piante svolgeranno un ruolo fondamentale, ovvero saranno in grado di purificare l'aria, quindi produrre l'ossigeno di cui noi abbiamo bisogno, e utilizzando la CO2 che noi emettiamo con la respirazione attraverso la fotosintesi, rigenerare l'acqua attraverso la traspirazione, in più ovviamente produrre cibo e, perché no, consentire anche una mitigazione dello stress, importantissima in un ambiente chiuso come quello che noi immaginiamo per le future colonie spaziali. Ovviamente questi sistemi, la progettazione di questi sistemi non è banale, non solo questi sistemi rappresentano delle importanti
sfide tecnologiche, ma anche per noi che ci occupiamo più specificamente di sistemi biologici, rappresentano una sfida in quanto occorre risolvere problemi legati sia ai cosiddetti fattori spaziali, cioè alla specificità dell'ambiente spaziale, che è un ambiente di per sé estremamente ostile, sia ovviamente fattori agronomici legati alla scelta delle specie, a come coltivare, a come utilizzare gli alimenti che loro producono per garantire una nutrizione completa e sicura per l'equipaggio. In questo ambito, il nostro team del Dipartimento Integrale dell'Università di Napoli, Federico II, da oltre 20 anni svolge delle ricerche in questo settore ampio, grazie ai finanziamenti ricevuti negli anni dall'Agenzia Spaziale Italiana e dall'Agenzia Spaziale Europea, su due linee principali. Da un lato, lo studio dell'effetto dei fattori spaziali sulla crescita e lo sviluppo delle piante, in quanto ovviamente rappresentano, come ho detto, l'elemento centrale di questi sistemi biorigenerativi, dall'altro appunto lo studio dei fattori agronomici e quindi la scelta delle specie e dei sistemi di coltivazione da utilizzare in questi sistemi. In questa slide vedete il nostro team, che è composto appunto dalle colleghe Aron, Vendemicco, Arena, Paradiso, ma anche dal professor Rufael e da giovani ricercatori come Antonio Pannico. Ora, mi dicevo, i fattori spaziali. I fattori spaziali, ovviamente, in primo luogo microgravità e dall'altro le radiazioni. È ovvio che le piante sulla Terra si sono evolute negli anni in ambiente caratterizzato dalla gravità terrestre e dalla schermatura che la nostra atmosfera garantisce nei confronti delle radiazioni. Quando parliamo di spazio, parliamo di ambienti in cui invece la gravità è sicuramente alterata e le radiazioni rappresentano un grossissimo fattore di limitazione per gli organismi biologici. Stefano, ancora un minuto, Sì, scusami. per quanto riguarda la microgravità, abbiamo svolto attività sia esperimenti sia in gravità alterata, quindi utilizzando clinostasi o grandi centrifughe, sia alcuni esperimenti di volo che voi vedete qui brevemente citati. Per quanto riguarda le radiazioni, ovviamente ci concentriamo sia ancora una volta su esperimenti nello spazio, grazie per esempio a razzi sonda o sistemi che comunque consentono di studiare le radiazioni, oppure sulla Terra acceleratori di particelle, nonché ovviamente risultati che comunque hanno prodotto i recenti disastri nel mondo della ricerca. Chiaramente le piante sono più resistenti alle radiazioni degli organismi animali, ma le radiazioni rappresentano comunque un grosso problema. Per quanto riguarda invece la cosiddetta agricoltura spaziale, le nostre ricerche sono rivolte sia alla messa a punto, alla progettazione e alla realizzazione di piccoli sistemi in grado di produrre un complemento all'alimentazione, alla nutrizione spaziale, al cosiddetto space food sullo spazio, quindi un'integrazione di cibo fresco. In questo caso si parla delle cosiddette salad machine, cioè di piccoli apparati che consentono per lo più la crescita di colture di piccola taglia e a ciclo breve, come appunto una serie di insalate da foglia. Qui vedete nel 2015 l'astronauta Scott Kelly e l'equipaggio che per la prima volta ufficialmente hanno mangiato lattuga romana sulla Stazione Spaziale Internazionale. In questo caso ovviamente le sfide sono rappresentate sia da sfide tecnologiche, per esempio la messa a punto di sistemi in grado di consentire l'irrigazione in assenza di gravità, quindi in ambiente microgravitazionale, ma anche appunto la scelta di colture di facile crescita a ciclo molto breve che siano in grado di complementare l'alimentazione degli astronauti, come per esempio possono essere le insalate da foglio, gli ortaggi da foglio o i cosiddetti microortaggi. Dall'altro, invece, se pensiamo alle colonie spaziali, invece pensiamo alle cosiddette staple crops, cioè a colture in grado non solo di produrre alimenti, ma di produrre alimenti a valore nutritivo molto alto, quindi ricchi di carboidrati, di proteine, e inoltre di essere conservabili e soprattutto di funzionare come importanti elementi di rigenerazione di aree e acqua.
acqua. In questo caso, ovviamente, se parliamo di colonie spaziali, si potrà pensare a utilizzare sistemi idroponici convenzionali, potendo sfruttare una gravità che, sebbene ridotta, esiste, per esempio su Marte il 40% di quella terrestre, ma è presente la gravità. Si tratta di sistemi in cui sarà probabilmente possibile rigenerare le risorse, utilizzare le risorse disponibili in sito. Qui vedete, per esempio, in un recente progetto finanziato dall'ASI, stiamo studiando la possibilità di utilizzare i suoli marziani e lunari, la cosiddetta regolite, per coltivare le piante. Chiaramente le colture hanno bisogno di essere caratterizzate perché ci sia un'ottimizzazione del sistema di rigenerazione. Questo viene svolto in camere di crescita appositamente costruite. Quindi vedete alcune, quella che è stata funzionante presso il Kennedy Space Center fino al 1998, quella che è in uso all'Università di Guelph in Canada, e quella che invece è presente presso a Barcellona, presso l'impianto pilota del progetto Melissa dell'Agenzia Spaziale Europea. Di recente, qui è la camera di crescita presente nel progetto Melissa a Barcellona. Più di recente, chiaramente in questi sistemi si utilizza un'illuminazione artificiale, in particolare LED, e bisogna studiare anche la composizione della luce sia in termini di quantità che in termini di qualità. Di recente ho piacere di ricordare che, grazie a un finanziamento dell'Agenzia Spaziale Europea, è stato messo a punto presso il nostro dipartimento una camera di crescita proprio volta alla caratterizzazione delle colture a supporto delle missioni spaziali. Questa camera di crescita è una camera in cui la componente aerea e quella radicale sono separate, sono chiaramente automatizzate. Il funzionamento di questa camera è completamente chiusa e automatizzata grazie alla presenza di numerosi sensori. Questa camera è oggi attiva all'interno di un laboratorio che è il Laboratorio of Crop Research for Space, che è il primo in Europa e uno dei pochi al mondo presso il Dipartimento di Agraria, proprio nato e allo scopo di studiare le colture per i sistemi biorigenerativi al supporto della vita nello spazio. Chiudo dicendo che ovviamente queste tecnologie e questi sistemi hanno un grosso ritorno in termini di possibilità di coltivare le piante in ambienti estremi, e quando parliamo di ambienti estremi non parliamo solo ed esclusivamente di ambienti a tutti noti come ambienti estremi, quali possono essere i poli o i deserti, ma parliamo anche, per esempio, di ambienti urbani, cioè delle tecnologie che possono essere utilizzate per aumentare la quantità di verde in città. Per cui, diciamo, piante nello spazio e più spazio alle piante sulla terra. Grazie per l'attenzione. Grazie, grazie Stefania. Come sempre è molto interessante tutto quello che dici e mi dà lo spunto per sottolineare che questo i nostri gruppi di lavoro, in particolare questo dedicato al barbecue, è appunto multidisciplinare e come vedremo più avanti è anche multigenerazionale. Adesso la parola la passo all'ingegner Dario Pisanti che si occupa e ci parla di protezione dalle radiazioni, cosa che ha già in qualche misura menzionato appunto Stefania. Vai Dario. Sì, buonasera a tutti. Innanzitutto grazie, ringrazio i colleghi, ringrazio per l'invito a questa interessante conferenza e proverò a condividere la mia presentazione. Credo si possa vedere adesso. Sì. Si riesce a vedere? Ok. Allora, in questi minuti proverò a parlare molto brevemente, anzi dare una intro sulla tematica delle radiazioni e perché costituiscono un problema. Dato il crescente interesse che, come si è visto dagli interventi fino adesso, si sta avendo per l'espansione dell'umanità nello spazio. In particolare cercherò di introdurre innanzitutto cosa sono queste radiazioni, da dove hanno origine e perché costituiscono un problema. Allora, innanzitutto parliamo prevalentemente di raggi cosmici, che è la radiazione di nostro interesse, insieme anche poi ai raggi gamma. I raggi cosmici sono delle particelle energetiche, come scritto appunto, provenienti da corpi celesti esterni. Nello spazio esterno alla Terra, incluso il Sole, e hanno origine sono originati da stelle, supernove, stelle di neutroni e buchi neri. Si tratta prevalentemente di diciamo particelle con un'energia molto elevata. L'ordine di grandezza dell'energia è spazio addirittura su ben 14 ordini di grandezza. Sono composti nel 90% da protoni, 10% da nuclei di elio, e anche il Sole
durante delle fasi di attività, diciamo, periodica, emette delle particelle cariche, anche qui ad alta energia, che costituiscono poi il vento solare, raggiungendo la Terra, e poi ci sono anche degli eventi, solar particle events, di particolare intensità, che anche questo costituiscono un pericolo, diciamo, per le missioni spaziali. In realtà sulla Terra noi siamo protetti dai raggi cosmici, grazie alla magnetosfera, quindi al campo magnetico terrestre. Però, per tutte quelle missioni, diciamo che al di fuori della magnetosfera, questi rappresentano un problema. Vediamo quali sono gli effetti biologici. Innanzitutto si tratta di raggi cosmici che fanno parte dei raggi che, cedendo appunto energia al materiale con cui entrano in contatto, sono capaci di ionizzare le molecole o gli atomi del materiale. Quindi la radiazione ionizzante, appunto, che non mi veniva il termine. Nel caso di un organismo vivente, chiaramente gli effetti più nocivi sull'uomo in particolare sono il cancro, danni al sistema nervoso centrale e la sindrome da radiazione acuta, non vedo neanche più bene, radiazione acuta, che sono un insieme di sintomi tra cui diarrea, mal di stomaco ed altri, diciamo, altri sintomi che appunto potrebbero impedire la normale esecuzione di una missione, di un equipaggio umano in una missione appunto interplanetaria. E quindi nasce il problema della radioprotezione, cioè su come schermarci da questi raggi cosmici. E pensiamo non solo ai viaggi interplanetari, ma anche ad avamposti lunari o marziani. Chiaramente diverse sono le soluzioni fino ad ora adottate per mitigare il problema. Stiamo parlando di scudi di piombo, addirittura di acqua, di cemento, altri chiaramente molto più raffinati, utilizzando il polietilene e altri materiali innovativi. Tuttavia, un fattore fortemente limitante per questi scudi è il peso. Perché? Perché chiaramente se pensiamo al piombo, all'acqua, è necessario avere numerosi metri di spessore attorno alla nostra navicella, chiaramente il peso aumenta terribilmente, questo è un problema per i costi del lancio, dato che mandare un chilogrammo nello spazio può costare anche migliaia, nell'ordine delle migliaia di dollari o di euro. Quindi si punta alla leggerezza e una delle tendenze, diciamo forse più innovative e recenti, è quella di puntare a degli scudi di radiazione multiruolo, che siano in grado sia, che siano tutto efficienti e leggeri contro la radiazione, allo stesso tempo però abbiano anche delle funzioni secondarie, e lo vedremo in seguito, e delle proposte interessanti vengono proprio dall'astrobiologia, in cui si sta indagando l'impiego di microrganismi come funghi e batteri. Per una serie di motivi, innanzitutto perché ci sono evidenze proprio sulla base anche di sperimentazioni effettuate innanzitutto sulla Stazione Spaziale Internazionale, che sono in grado di diciamo, resistere in ambienti estremi, ma anche in ambienti radioattivi, quali quelli appunto sulla Stazione Spaziale Internazionale all'esterno della stazione, ma soprattutto queste nuove proposte sposano quella che è la In Situ Resource Utilization, ovvero quello di utilizzare le varie risorse in loco. È una cosa molto importante perché consente di spezzare quella catena di rifornimenti che viene dalla Terra e quindi di ridurre incredibilmente i costi al lancio. Perché se si è in grado di realizzare uno scudo di radiazione utilizzando questi microrganismi in orbita o nei vari avamposti lunari e marziani, è chiaro che non si ha più la necessità di farsi spedire il materiale dalla Terra e quindi c'è un abbattimento di costi impressionante. E proprio in questo tema è proprio molto recente un esperimento effettuato sulla Stazione Spaziale Internazionale da ricercatori dell'Università del North Carolina, della NASA e dell'Università di Stanford su un particolare tipo di funghi contro la radiazione gamma, in particolare sulla Stazione Spaziale Internazionale. Perché l'interesse in questi funghi? Perché è risultato evidente che sono in grado di resistere all'ambiente radioattivo che in questo caso specifico dell'esperimento riguardava la centrale nucleare di Chernobyl, che ha per avere un'idea, il livello di raggi gamma, diciamo, di presenti, equivale a quello di 44 TAC, diciamo, annue, quindi una buona dose. E per questo si è avuto interesse nel testarle sulla Stazione Spaziale Internazionale, testarne sia la capacità di proliferazione, sia l'eventuale capacità di schermaggio. Quindi questo studio adesso è sotto revisione e si stanno attendendo ulteriori risultati. E questo è un esempio con l'utilizzo di funghi. Un altro esempio proveniva dal Team Space for Life, che è il team di cui ho fatto parte, che Rino è inizialmente accennato, che in questo caso c'è uno studio sui cianobatteri. In particolare Space for Life è un team di studenti che ha proposto un esperimento di radioprotezione da effettuare sulla superficie lunare,
perché c'era la possibilità di inviare l'esperimento proprio sulla Luna con un lander privato, e quindi l'esperimento proponeva di investigare le capacità schermanti dei cianobatteri in ambiente lunare, che è chiaramente un ambiente radioattivo molto più estremo rispetto alla stazione spaziale internazionale e in generale all'ambiente radioattivo che si trova all'interno della nostra del campo magnetico terrestre, che come ho detto prima, noi siamo protetti da questo campo magnetico. E quindi diciamo l'interesse era dello studio dei cianobatteri. Perché sono risultati di interesse dei cianobatteri nella astrobiologia? Beh, chiaramente c'è una tematica che si ricollaccia a quanto detto prima, che è la leggerezza durante il lancio, in quanto pochi grammi di cianobatteri al lancio possono poi, diciamo, diventare una colonia abbastanza consistente, fornire uno scudo abbastanza spesso, se immaginiamo uno scudo costituito da cianobatteri, in orbita. E quindi questo anche ancora una volta consente di abbattere i costi dovuti al lancio. Però ci sono anche tutta una serie di motivi che sono chiaramente legati a quanto ha detto anche la professoressa Pascale prima, di funzioni di supporto vitale, o in generale c'è la capacità di questi cianobatteri, che sono comunque microorganismi fotosintetici, di convertire CO2 in ossigeno, di estrarre idrogeno dall'acqua, idrogeno che può essere utilizzato come propellente, e in più sono anche commestibili. In generale, diciamo, c'è un interesse vario e ampio, e diversi test sono stati condotti anche sulla Stazione Spaziale Internazionale, in un caso specifico per valutare, diciamo, la capacità di proliferazione e di resistenza di cianobatteri in un ambiente simile marziano. Questo in ottica di futuri avamposti su Marte. L'ultima slide e finisco. Nel caso di Orbitector si è pensato di partire dall'idea del Team Space for Life ed utilizzare dunque questo scudo multiruolo, che sia in grado sia di proteggere e schermare dai raggi cosmici in una certa misura, e allo stesso tempo di fornire anche funzioni secondarie di supporto vitale, per quanto detto prima. Per questo motivo lo Space Hub, che è stato presentato prima, è stato pensato come rivestito esternamente da moduli poligonali indipendenti l'uno dall'altro, contenenti acqua e cianobatteri per appunto assolvere alle funzioni che ho detto prima. E chiaramente sono state fatte anche delle stime di uno scudo spesso di 10 cm, appunto costituito di acqua e cianobatteri. E quindi io ho concluso e grazie per l'attenzione. Grazie Dario. Giusto 10 secondi per sottolineare un aspetto che, diciamo, non sempre viene focalizzato certamente dai non esperti. Cioè, parlando delle radiazioni, c'è una cosa, è la capacità di resistere alle radiazioni. Un'altra cosa è la capacità di fungere da scudo, quindi proteggere non se stessi, ma proteggere qualcun altro che sta dall'altra parte. Quindi sono due funzioni un po' diverse, ma Dario appunto ha sottolineato che gli studi che si stanno facendo sembra che possano andare di fatto nelle due direzioni. A questo punto dovrei parlare io, chiederei a Morisella di lanciare il filmato L come Livorno, che riguarda l'assemblaggio della stazione spaziale. E perché questo? Perché, come dicevo all'inizio, noi cerchiamo di fare studi di anticipazione, ma cercando di dare credibilità, di proporre o pensare a certe cose che possano essere ragionevolmente credibili e non, diciamo così, pura fantascienza, non fare soltanto appunto degli schemi in quanto tali, ma cercare di dare un po', tra virgolette, corpo di fattibilità a questi schemi. E allora, uno degli aspetti che abbiamo fatto è: ma questa bella stazione spaziale, stiamo parlando di 100 persone, ne abbiamo menzionato 100 persone a bordo, e insomma comincia a essere una cosa di una certa dimensione. Qua si ripete appunto quello che si è detto. Adesso questo video fa vedere molto sinteticamente e per fasi, per grandi fasi, la realizzazione. La prima cosa, si parte dalla sfera centrale, qui sono ancora dette le cose che già abbiamo detto prima, quindi non ne parlo più. La prima cosa è questa sfera centrale, che è Miranda, si chiama, 45.000 metri cubi, quindi una bella cosa grande, da 50 metri di diametro circa, che viene appunto portata e gonfiata, è un materiale gonfiabile, già esiste, gonfiabile, si viene portata lì nello spazio, viene gonfiata tutto in automatico, e poi attraverso gli effetti delle radiazioni, la illuminazione solare e appunto i fatti chimici, eccetera, eccetera, si può appunto pensare di, con molta tecnologia di fatto già esistente, renderla rigida. Questa è appunto nel 2016 il gonfiaggio di questo BIM della Bigelow Aerospace, che è ancora
lì sulla stazione spaziale ed è un modulo gonfiabile e molto presto si faranno, almeno così questa è l'onda di cui si parla, molto presto si faranno hotel spaziali fatti in questa maniera. E poi abbiamo ancora una volta in maniera robotica i Fiber Lab, anche questi sono oggetti che la NASA sta studiando, quindi non stiamo parlando di cose avveniristiche. Questi oggetti possono con manifattura 3D, quindi stampa 3D, appunto costruire una certa serie di reti di connessioni leggere come abbiamo visto in questa AMA. E allora questi stessi oggetti possono essere utilizzati per questi... specie di ragni, li chiamiamoli così, questi oggetti, questi robot con capacità, con le braccia, diciamo, con le braccia vere e proprie, insomma, dei manipolatori, eccetera, possono appunto poi montare questi moduli di cui parlava Dario prima su Miranda e ottenere quindi questa prima sfera centrale con le sue protezioni. Dopodiché si parte con la seconda fase. Questi Fiber Lab possono costruire effettivamente questi tralicci, tutto quanto in materiale in stampa 3D, stiamo parlando di 10 cm di diametro, quindi ci sono molte lunghezze molto grandi, così come poi dopo attorno alla Miranda ci saranno appunto questi toroidi e noi abbiamo immaginato una TCM, Toroid Construction Machine, che con molte teste può realizzare effettivamente questa struttura. Non sono fantasie troppo grandi, perché abbiamo parlato con gli esperti del settore, abbiamo fatto delle proiezioni per definire la velocità con cui si può costruire nello spazio. E quindi abbiamo visto per esempio che la parte sia centrale dei toroidi più piccoli, quindi quelli che simulano la gravità lunare, sia quelli più grandi che simulano la gravità marziana, possono essere costruiti con 3 di queste TCM. Ognuna ha molte teste e possono costruire in 4 anni. Ecco, questi sono i grafici relativi alla velocità con cui si potrà costruire in stampa 3D. E quindi sì, abbiamo stimato anche gli anni. In 3-4 anni pensiamo che si possa realizzare teoricamente perlomeno questa infrastruttura. E poi sistemi di protezione dell'energia, quindi una volta costruiti questi due toroidi ci sarà bisogno di stendere una specie di lenzuolo di celle solari, diciamo, con, abbiamo immaginato, tecnologia sostanzialmente molto prossima, che possa all'arsenale di Gallio, che possa a 4 giunzioni è la tecnologia di domani mattina, si sta parlando già da parecchio tempo. Vedete bene appunto che servono 2650 kilowatt e ce ne sono disponibili circa 4000, quindi la cosa è assolutamente plausibile. Il sistema di protezione, abbiamo pensato, per mettere in rotazione questa stazione, appunto di installare a 120 gradi l'uno all'altro tre motori a razzo ibrido, insomma, tecnologia esistente con impulso specifico tranquillo, e l'obiettivo è quello di mettere in rotazione a 2 giri al minuto questa infrastruttura. Abbiamo fatto dei conti, abbiamo fatto dei calcoli relativi a qual è la spinta necessaria, qual è la massa per poter mettere in rotazione la stazione e poi mantenere nel tempo il livello di rotazione. Sapete che man mano che passa il tempo c'è anche un decadimento di queste funzioni, quindi occorre mantenere, quindi ogni tanto andare a respingere un'altra volta. Questo appunto è lo Space Hub operativo, che poi appunto per il completamento del quale sarà necessario comunque fare dei rifornimenti di materia prima, diciamo, a queste Space Lab, queste macchine, questi robot, e quindi ci sarà bisogno di avere dei rifornimenti di materia prima per poter appunto alimentare i robot man mano che effettuano le loro attività. Quindi abbiamo anche pensato appunto tutte una certa serie di fasi di costruzione e di manutenzione. Quindi questo appunto state vedendo tutto il discorso. Quindi questo è il quadro. Io sono andato un attimo più di corsa, evito di prendermi e di commentare ulteriormente questo video per recuperare un po' di spazio, e quindi darei immediatamente la linea a questo punto a Marco Sorito per fare il salto da quello che è lo studio che noi abbiamo fatto negli anni passati a quello che stiamo appunto affrontando in questo periodo. E quindi do la parola a Marco Sorito,
che ci illustrerà con un titolo abbastanza interessante che non preannuncio, lo vediamo subito nella sua slide. Marco, preferisci che mandi io il file tuo o usi il tuo? Buonasera, no, uso il mio. Ottimo. Ho tagliato qualche slide per stare dentro. Perfetto. Stiamo andando un po' lungo mentre che carichi, quindi chiederei anche a te, tu e tutti gli altri, di essere un attimino compatti per non andare troppo lunghi. Sì, è vero, sì, stiamo andando un po' lunghi, chiaramente se abbiamo un quarto d'ora, necessità di un quarto d'ora lo prendiamo, anche perché abbiamo iniziato con un po' di ritardo e perché ho già avvisato le colleghe che verranno subito dopo, quindi insomma mi raccomando, cioè, ognuno è libero insomma di esprimersi, altrimenti diventa una corsa e non, e non possiamo raccontare quello che facciamo con serenità, insomma, quindi ben venga tutto il tempo che serve. Grazie. Ecco. Benissimo. Allora, io sono architetto, quindi vi racconto quello che sono i progetti della colonizzazione di Marte e della Luna, perché di vera colonizzazione si tratta. E diciamo che la mia attenzione è posta ovviamente a quello che è lo sviluppo di quello che potrebbe essere l'architettura, intesa così come intendiamo noi oggi sul pianeta Terra, però applicata diciamo alla questione del colonialismo. Come diceva Rino prima, noi guardiamo anche al futuro lontano, diciamo, i nostri intellettuali e i vari scrittori in fantascienza o registi, eccetera, hanno immaginato già benissimo lo scenario. Comunque, vediamo che cosa succede al giorno d'oggi e attualmente, cosa stiamo facendo. Bene, i due candidati possibili sul nostro sistema solare in questo momento sono la Luna e Marte. Ovviamente sono due luoghi che sono relativamente vicini a noi. Vediamo un attimo che cosa succede. Praticamente l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, si sta occupando dello studio di possibili insediamenti su Luna, mentre la NASA ha il progetto di stabilire una colonia umana su Marte entro il 2037. Poi sappiamo che le date cambiano in base ai comunicati, eccetera. Comunque, se manteniamo per il momento buono questa data. Dunque, la Luna, l'ESA, quindi, che cosa pensa di fare? Pensa di, ovviamente, di installare una stazione, scusate, un insediamento umano sulla Luna, chiamato Moon Village. Lo vede come una sorta di presentazione naturale rispetto a quella che è stata la conquista della Luna sul tempo, che vi ricordo è abbandonata dall'uomo dal 72, diciamo anno dell'ultima missione umana sul pianeta. L'ESA praticamente vede una sorta di collaborazione amichevole tra tutti i vari stati che sono in grado, che hanno diciamo tecnologia spaziale, quindi collaborazione senza diciamo scopo di conquista. Dove pensano di installare questo Moon Village? Sul lato nascosto della Luna, per esempio, e nel Polo Sud. Sul lato nascosto della Luna perché? Perché questo aprirebbe un nuovo scenario dal punto di vista della radioastronomia. Se noi posizioniamo un radiotelescopio sul lato nascosto della Luna, non ci sarà un'interferenza dal punto di vista elettromagnetico, insomma, non arriveranno delle interferenze dalla Terra. Un altro punto potrebbe essere il Polo Sud, perché si sono scoperti dei crateri che contengono del ghiaccio d'acqua, e in più il Polo Sud è sempre costantemente illuminato dal sole, che potrebbe in caso di una produzione di energia legata ai componenti fotovoltaici. Come già stato detto, costa mandare del materiale in ordine, quindi bisogna capire bene per attenzione che cosa scrivere. Per questo motivo inizialmente si pensa di creare delle missioni totalmente robotiche, quindi non mandare degli esseri umani nello spazio, anche perché costerebbe molto di più, c'è bisogno di portare su dell'acqua, tutti i sistemi di rigenerazione vitale, eccetera, di cui abbiamo già parlato. Quindi prima il primo viaggio, portando se possibile tutti in un unico viaggio, deve essere fatto da robot. Quindi questo Moon Village che cosa prevederebbe? Diciamo la tecnologia
lo studio attuale prevede di utilizzare due metodologie, o separate o insieme, in questo caso insieme, ossia l'utilizzo di strutture gonfiabili e l'utilizzo di stampa 3D. In questo caso, la successione delle operazioni prevede quindi l'invio dei payload, che sono appunto queste strutture pressurizzate che permettono l'ingresso e l'uscita degli astronauti da dentro gli ambienti pressurizzati, e poi il gonfiaggio di questa struttura cupola che ha questi speciali rigidimenti. Dopodiché, diciamo, scatta l'operato di questi robot con testina, con una stampante sulla testina, quindi stamperebbero una sorta di reticolo utilizzando la regolita lunare. Quindi, siccome non possiamo portarci i mattoni dalla Terra, bisognerà utilizzare del materiale locale. Il materiale locale sulla Luna è appunto la sabbia, la regolita. Questi spazi di questo articolo verranno poi riempiti successivamente da altri robot fino a creare una sorta di guscio che dovrebbe essere resistente sia ai raggi cosmici sia alle meteoriti, in modo appunto da proteggere gli abitanti di questi insediamenti, che ricordo potrebbero essere diversi, non soltanto uno, collegati tra di loro da dei rover robotici. E quindi dopo l'installazione delle applicazioni, ricordo che la costruzione di un guscio è stimata in circa 3 mesi. Quindi dopo la costruzione può arrivare ovviamente la crew umana per abitare l'insediamento. Questo progetto di cui vi ho parlato è stato ideato dallo studio di Samuel Marposter, che gli architetti conoscono molto bene, uno studio opera da più di 50 anni, insomma, molto attento alla sostenibilità, in collaborazione con il signor Enrico Dini, che è diciamo, un italiano che ha creato un'azienda in Inghilterra che si occupa di stampa 3D, che ha inventato un metodo che permette di creare una sorta di roccia grazie alla stampa, che può essere sia porosa sia solida. Questa tecnologia è stata applicata quindi a questi robot, che utilizzando una sorta di soluzione salina mescolata alla regolite crea un cemento che andrà poi a creare questi parti. Noi non ci siamo inventati nulla, sono degli esseri, delle specie sulla Terra che da milioni di anni utilizzano la stessa tecnologia, quindi la Vespa, la Saga. Quindi è un po' questo. Chi si occupa di biomimetica, chi è appassionato di biomimetica, capirà al volo quello di Andiamo a vedere velocemente invece che cosa pensa di fare la NASA su Marte. Dunque, conosciamo abbastanza bene la superficie del pianeta, stiamo cominciando a conoscere anche il sottosuolo, si pensa che ci siano addirittura dei laghi di acqua liquida nel sottosuolo. Grazie comunque sia alle sonde che gravitano intorno al pianeta, sia ai vari rover, sappiamo abbastanza bene dove potremmo insediare o dove la NASA pensa di poter insediare un possibile insediamento. Sappiamo che su Marte esiste dell'acqua sotto forma di ghiaccio, visibile addirittura, quindi diventa ovviamente una risorsa importantissima sia per la produzione di carburante sia per altri utilizzi, quindi avere del ghiaccio sicuramente è un grosso vantaggio. Un altro luogo che potrebbe essere deputato alla creazione di un insediamento è la famosa Valle Marineris, che è questa depressione che va da est a ovest lungo l'equatore di Marte ed è profonda 8 km, che porterebbe a un grosso vantaggio dal punto di vista della pressione atmosferica, che sappiamo essere molto bassa su Marte. In fondo a questo canyon la pressione è molto più elevata, quindi questo porta un vantaggio dal punto di vista. È stato già detto oggi che andare su Marte e rimanerci finché si apre la prossima finestra di lancio e ritornare a casa comporterebbe un tempo veramente lunghissimo. Quindi, tra l'altro, non siamo ancora, diciamo, certi di quelli che potrebbero essere le ricadute psicologiche sull'equipaggio. Vi ricordo che per andare. Quindi, questo sulla Luna permette. Andare sulla Luna agevola le emissioni sotto moltissimi punti di vista.
La NASA tempo fa ha indetto questo concorso per stabilire, per inventare, diciamo, un modo di costruzione di un insediamento sul pianeta e questo studio, lo studio di Search and Clouds AO, che sono i due, diciamo, studi che si sono uniti in questo concorso, è andato completamente in controtendenza e invece di usare la regolite sintetizzata così come hanno fatto tutti quanti gli altri, ha usato il ghiaccio. Quindi ha deciso, ha proposto di stabilire questo insediamento attorno, diciamo, nella zona del Polo Nord vicino al Monte Alba, dove ci sono ovviamente delle condizioni di temperatura che permettono a una struttura di ghiaccio di rimanere permanentemente allo stato solido. E ha pensato di inviare ovviamente un primo payload che andrebbe a scavare col sotterraggio una sorta di piccolo avvallamento che sarà poi diciamo, consolidato da una serie di robot che in questo caso sintetizzerebbero le fondamenta. E poi successivamente, utilizzando una struttura gonfiabile, una sorta di bolla tutto intorno al payload, si creerebbe una sorta di sa, diciamo, una sorta di divisione tra l'interno e l'esterno, dove all'interno avremmo una pressione di 70 kPa, che è uguale alla pressione dello Space Shuttle, quindi diciamo delle persone, un essere umano può vivere all'interno di questa bolla con questa pressione. Successivamente, dei robot andrebbero a ricreare tutta una serie, un guscio interno fatto di ghiaccio, quindi di acqua che si congela all'istante, additivando una serie di fibre e dell'aerogel in modo da poter comunque sia creare una struttura sia isolante sia molto solida, si pensa che possa essere solida come il terreno. Successivamente questo tipo di robot, che è dotato di una testina con tre ogelli, andrebbe a stampare questo andrebbe a stampare il guscio interno e il guscio esterno. Quindi avremo praticamente due gusci. Un esterno che è quello che protegge dalla radiazione solare in quanto, come ti è stato detto, l'acqua e il ghiaccio, quindi protegge dai raggi cosmici, non solo dal sole. E all'interno avremo un vero e proprio habitat che permetterebbe di vivere praticamente senza utilizzare una tuta e si potrebbe utilizzare soltanto una tuta termica e un respiratore. Ecco, in questa sezione possiamo vedere i due gusci e all'interno delle piante in cultura idroponica che andrebbero a produrre ossigeno utilizzando l'anidride carbonica contenuta all'interno della trasformazione. Quindi avremo una sorta di atmosfera mista tra ossigeno, scusate, e anidride carbonica. Ecco, ancora una volta possiamo vedere un parallelo nella vita della Terra, in quanto, per esempio, la caravella portoghese ha un funzionamento molto simile, sono una serie di organismi che sono organizzati tra di loro e in questa sacca c'è una sorta di miscela di gas, così un po' come si può fare all'interno dell'ice house. Però questa è una vista all'interno di quello che potrebbe essere la situazione da alcuni mesi dalla nascita di questo piano. E questa è una visione interna che fa vedere effettivamente che c'è un rapporto anche visivo rispetto a quella che è la superficie di Marte, in quanto è possibile avere un rapporto visivo con quello che è l'esterno. Ecco, e questo è un rendering dell'ice house nella superficie di Marte. Io concluderei in quanto vedo che sono andato nei 10 minuti. Bene, grazie. Grazie. Grazie Marco, molto interessante anche questo discorso qui perché questo ci dà anche una certa serie di spunti per coloro nel nostro team che appunto stanno ragionando più o meno in queste direzioni. Chiaramente non siamo, come dire, non facciamo competizione con mostri sacri come la NASA o anche l'ESA, eccetera, ma noi cerchiamo, come dicevo all'inizio, di valutare alcuni requisiti, alcuni parametri, se vogliamo. Ok, sono andato molto veloce, poi eventualmente se ci sono delle domande, se sono in grado di rispondere, via. Assolutamente resta con noi perché alla fine avremo appunto un momento di domande e risposte da chi ci ascolta e comunque ci sarà Claudio Voto che stimolerà appunto questo po' di discussione. Io passerei a Grazie. questo alla successiva, chiederei prima di tutto a Claudio
chiederei appunto a Molisella di innescare quei tre filmati che ti ho mandato, più o meno uno presso all'altro, uno, due, tre, che riguardano l'introduzione un po' più alla Luna, insomma, perché sono degli elementi che poi scenografici, se volete, da un certo punto di vista, ma contengono degli aspetti che appunto per persone non particolarmente esperte danno con concretezza l'idea di che cosa si sta parlando. Andare a posizionare una stazione, piccola o grande che sia, sulla Luna, in particolare al Polo Sud, significa una certa serie di cose. Vediamo un po'. Non si sente, Molisella? Ecco, Per favore. perdonami, pensavo fosse anche questo Hai ragione, mio errore. senza audio. Allora ripartiamo, datemi un secondo, lo sistemo subito, così sistemo l'audio. Sì, perdonami, Ecco, sono stato io a nessun dimenticarmi, sei problema. simpatica. Nessun problema, e ora ripartiamo. Dunque, sì. Ti dico che i filmati da adesso in poi sono tutti quanti con audio, per favore. Va benissimo. Ancora sconosciuto. In una galassia la cui struttura non ci è ancora del tutto chiara. In un sistema orbitante di pianeti attorno ad una stella dalle modeste dimensioni. È qui, proprio, che l'uomo ha imparato a chiamare casa quel pallido punto azzurro. Ed è lì, lì vicino, sul suo satellite naturale, che sta provando a costruire la sua prossima. Signore, signori, benvenuti su Shackleton. Ecco, questo è il primo. Ma perché proprio Shackleton? Utilizzando una macchina del tempo, o se preferite un simulatore 4D come Stellarium, è possibile vedere come Shackleton si trovi in una posizione interessante. Il Sole, infatti, è circumpolare, vale a dire che non tramonta e non sorge mai. Questo significa avere temperature leggermente più mitigate rispetto al resto della superficie lunare. E ciò rende il cratere di assoluto interesse per applicazioni di tipo industriale e per la vita dell'essere umano. Ma non dimentichiamo che, in fondo, siamo pur sempre sulla Luna. Se fossimo lì, su Shackleton, mi permetterei di consigliarvi, da vostro astrofilo, non astrologo di fiducia, di guardare verso sud-ovest nei giorni e nelle notti tra il 6 ottobre e il 16 di ottobre. In questi giorni potremmo ammirare una maestosa terra crescente fino al 17 ottobre. Data in cui sarà possibile osservare, oltre alla congiunzione tra Terra e Marte, la Terra piena o pleniggeo. Ecco, grazie. Giusto per dire due parole prima di iniziare questa seconda parte. Quindi, Shackleton è il più grande cratere che si trova appunto sulla superficie della Luna, in particolare vicino al Polo Sud, e quindi è un punto di particolare attenzione. E ovviamente non da adesso, da tanto tempo è stato studiato insieme a tante altre parti della Luna da tanto tempo, ma in questa fase storica tutti quanti stanno puntando ad andare sul Polo Sud della Luna dove c'è acqua, quindi tutti guardano a quello. E avete visto appunto come un astronauta che si trova lì da solo, una piccola stazione, una grande stazione, come appunto vede o le stelle o il Sole se volete, o la Terra. Quindi è importante avere questa visione. Adesso cominciamo con alcune considerazioni di carattere generale sulle logiche di design che stiamo adottando, che stiamo cercando di mettere a punto per appunto, i nostri studi sull'habitat lunare. Quindi do la parola a Massimo Picacciamarra e Guido De Martino che appunto elaboreranno un po' su questo tema. Dovete accendere? Eccoci. Massimo? Non riesco a capire, non mi sentite? Sì, adesso sì. Ah,
Posso parlare? Perfetto. Certo. Allora io molto rapidamente non ho immagini in questo momento, forse ce n'è qualcuna Guido che raggiunga sugli stessi temi. Noi stiamo appunto ragionando proprio all'inizio dei ragionamenti per un insediamento sulla Luna e stiamo sviluppando alcune considerazioni. La prima considerazione è che costruire sulla Luna è concettualmente allora, molto Massimo, mi perdoni, può attivare almeno la telecamera, altrimenti vediamo solo. E non riesco a capire perché si è staccata. Ah, allora non c'è problema, andiamo avanti così, poi vediamo. Mi dispiace, non. No, nessun problema. Va bene, comunque, intanto è molto breve il mio intervento. Allora, quali sono le differenze che ci sono tra il costruire sulla Terra e costruire nello spazio, come abbiamo prima visto per quanto riguarda lo Space Hub, oppure costruire sulla Luna? Beh, costruire sulla Terra domina evidentemente il rapporto fra la natura e l'artificio, quale che sia la dimensione, noi abbiamo bisogno sulla Terra di stabilire relazione fra le parti. E le cose che costruiamo sono sempre in relazione o dovrebbero essere sempre in forte relazione tra di loro. Non mai oggetti autonomi. Mentre invece quando abbiamo visto ad esempio, il ragionamento condotto sulla Space Hub, e lì domina il tutto artificio e quindi c'è necessità di ragionare in assoluta autonomia degli elementi. E sulla Luna, invece, l'approccio progettuale, a nostro avviso, deve essere ancora un altro. Soprattutto non deve essere quello di portarvi le banalità concettuali che sono spesso ingombro nei nostri territori terrestri. Abbiamo una serie di indicazioni che sono ancora appena accennate, sono in qualche modo alternative, lo vedremo stesso oggi nei nostri vari piccoli step. Noi partiamo anche da un ragionamento. Sulla Luna la forza di gravità è minima rispetto a un sesto, circa anche meno di un sesto rispetto a quella terrestre. E quindi questo rende agevole anche pensare a delle strutture che non necessitino di essere poggiate su superfici piane, non necessitino di far riferimento ad azioni di sbancamento, di splatteamento dei territori. È possibile probabilmente pensare a strutture in qualche modo sospese, quindi che poggino su solo punti discreti del territorio, quindi salvaguardino il territorio, il suolo. Un atteggiamento che noi definiamo in termini di slogan quasi archeologico, perché lascia la superficie del suolo completamente libera per ricerche, introspezioni e quello che deve avvenire. Inoltre, non ci sembra importante lavorare per giustapposizioni, non ci sembra utile che il processo di costruzione avvenga man mano, costruendo un igloo, poi costruendo un altro, poi collegandoli e così via. Ma ci sembra opportuno trovare dei sistemi in cui magari appunto ragionando con sospensioni costantemente all'interno dello stesso oggetto, si possa in qualche modo immaginare a un processo di crescita organico che comunque continui a incidere poco sul suolo. Abbiamo cominciato a ragionare sulla possibilità di grandi calotte che possano contenere verde, aria, condizioni respirabili. E queste calotte come realizzate? E siamo arrivati, innanzitutto abbiamo cominciato a pensare a degli elementi analoghi a quelli dello Space Hub. Poi ci è venuta l'idea, e vedo che è molto vicina a quella che faceva vedere prima Marco Sorrento, ma possiamo lavorare con il ghiaccio, possiamo lavorare con l'acqua, che è un materiale che è già sul posto, vista la condizione.
probabilmente questa condizione di realizzare delle calotte in ghiaccio potrebbe risolvere o contribuire a risolvere, diciamo, il problema della protezione dalle radiazioni con delle opportune spessori di questo ghiaccio. Ghiaccio che sulla Terra, diciamo, le costruzioni in ghiaccio già lavorano a volte con delle... Il ghiaccio si può rafforzare, si rafforza per esempio con cellulosa e quindi questo diminuisce molto il peso, la quantità di materia. Forse si potrebbe riflettere se nel caso di una costruzione lunare non si possa pensare a rafforzare il ghiaccio utilizzando la regolite e quindi materiali a consumo zero, cioè a chilometro zero, che si trovano già nella situazione. Uno dei problemi da affrontare sarà anche come tenere a pressione le varie cellule che contengono il ghiaccio, come evitare problemi di sublimazione. Insomma, c'è da ragionare su queste situazioni. Un altro appunto sul quale stiamo ragionando è la possibilità di avere una costruzione che ovviamente per essere in ghiaccio sta in un punto del cratere, di un cratere che sia perennemente in ombra, in modo che la situazione, diciamo, non abbia problemi di scioglimento, e contemporaneamente invece delle altre strutture che siano mobili e che consentano, diciamo, come le gambe, quasi con delle gambe robotiche, una tipologia da quadrupede, diciamo, consentono a dei piccoli laboratori di spostarsi, di far riferimento a questa, diciamo, casa madre, che è il principale laboratorio per il quale stiamo ragionando sulle dimensioni, simulando delle dimensioni che siano analoghe a quelle dei nostri laboratori attuali sull'Antartide. Quindi una costruzione, diciamo, base costantemente in ombra, costruita in ghiaccio, e degli elementi, dei laboratori mobili che possano agevolmente muoversi e consentire di raggiungere vari punti e condurre l'esplorazione. Perché poi il problema dell'abitare la Luna, almeno per il primo tempo, è quello di sviluppare ricerca. Quindi questi sono i ragionamenti che stiamo cercando di fare: uso del ghiaccio, uso di un atteggiamento archeologico, quindi evitare di splatiamenti e alterazioni del suolo lunare, in modo da consentire e facilitare le operazioni di ricerca. Grazie. Grazie a te, Massimo. Guido, tu vuoi aggiungere qualcosa? Penso, diciamo, che il prof ha detto tutto, soprattutto questo è quasi un lancio in anteprima, diciamo, del nuovo progetto, ecco, che stiamo negli ultimi mesi portando avanti. Anche lo schizzo era puntualmente uno schizzo, diciamo, a matita o a penna in questo caso, che contraddistingue poi quella che, diciamo, è la nostra natura di architetti che cerchiamo di portare avanti nel gruppo, cercando di spostare anche i temi, diciamo, spostandoci dal punto di vista ingegneristico al punto di vista umanistico, se si può dire, quindi architettonico, e poi tornare indietro, perché a volte un atteggiamento più umanistico o archeologico, come ha detto prima il professore, ci consente anche di fare quei salti che ci consentono, diciamo, di superare gli attuali limiti ingegneristici. Quindi a volte anche un atteggiamento un po' più rischioso, ecco, dire qualcosa di che può spaventare, quindi anche un alloggio mobile vicino a un alloggio fisso che si muove su gambe robotiche, alla fine è la risposta umanistica al problema reale, che è quello di avere un terreno scosceso, diciamo, di difficile, diciamo, non pianeggiante sicuramente, di cui
le conosciamo ben poco. Quindi è sempre un atteggiamento di scoperta verso un luogo che non conosciamo, e per costruire nuove cose in luoghi che non conosciamo dobbiamo prima studiarli. E quindi a volte questo, diciamo, è quello che mi sento di aggiungere a quanto già detto dal prof. Benissimo, grazie. Giusto per completare questo pensiero, a questo punto, ringrazio sia Massimo che Guido, ovviamente. Condivido io proprio 2 minuti a volissimo, per così dire, cerchiamo di recuperare un pochetto questa slide, se ci riesco sempre. Ditemi se la vedete. Sì. Ok, perfetto. Allora, mettiamo, quindi qua invece da ingegnere avete capito tra l'altro che appunto il team è multidisciplinare, abbiamo detto, quindi abbiamo visto e abbiamo sentito parlare profili assolutamente molto diversi e complementari l'uno all'altro. Qua qualche idea rapida più di dettaglio. Questo è Shackleton, questo è il cratere Shackleton, questo è il sito, questo punto, lo vedete, è il mio pointer? Io sì. Perfetto, ok. Questo simbolo qui è il punto selezionato in particolare da Moon Village Association, quindi è un suggerimento allo stato attuale, ancora non è stato definito il punto dove si atterrerà gli americani, gli europei, eccetera. Quindi è un punto suggerito per l'atterraggio, sì. Mentre questi due piccoli crateri, ciascuno del 400 metri di diametro, sono dei luoghi di possibile appunto insediamento. Il cratere diciamo, consente una parziale protezione da raggi cosmici, appunto perché uno va infossato e quindi almeno una parte dei raggi vengono schermati. Questi colori riguardano la quota e l'altezza, e quindi vedete questa parte bianca è la parte più profonda, con ghiaccio tra l'altro, questa parte qua più colorata, più arancione, è più alta in quota. Se vediamo la stessa area con altri tipi di immagini, questa qua è appunto bianco-nera con il sole molto, molto tagliente, e questa è simile alla precedente in termini di quota, eccetera, vedete che il polo sud è collocato qui, vicino a Shackleton, molto prossimo a Shackleton. L'area della stazione lunare prescelta è questa, non molto lontana, stiamo parlando di una ventina di chilometri da Shackleton, e questa è l'area di possibile landing. Il landing non deve essere molto vicino con le tecnologie da adesso, perlomeno, stiamo parlando del breve periodo, 4-5 anni. Non deve essere molto vicino perché ci sono problemi appunto di tutta la polvere lunare che viene sparata dai razzi da tutte le parti, e quindi farlo vicino a situazioni di abitative o comunque laboratori, eccetera, può essere impattante. Bene, queste sono le cose che stiamo dicendo in estrema sintesi, appunto, sono più o meno quelle cose che abbiamo detto. La posizione è in prossimità del polo sud, nella zona proposta, l'ho detto, a circa 15 km dal punto di allunaggio, temperatura media di meno 40 gradi, quindi una bella temperatura estiva, ad alcuni chilometri da crateri con ghiaccio profondo nel fondo, dove la temperatura è ben più rigida, per così dire. La logistica è, immaginiamo, siamo sempre nella nostra ottica di un po' più in là che domani mattina, che ci potrà essere un passaggio a settimana per 5 persone, più cargo, significa che sulla zona arriverà qualche appunto sistema di trasporto, un autobus, chiamiamolo così, un autobus spaziale, una volta a settimana. Le funzioni che abbiamo immaginato dover essere inglobate in questo quartiere della città cittadina sono le solite. Prima di tutto l'industria, a differenza dello Space Lab che aveva come prima funzione la logistica, quello di essere un nodo di interscambio. Qui la funzione primaria è industriale, estrazione mineraria, elaborazioni su trattamenti e processi vari dopo l'estrazione, ovviamente ricerca, ovviamente gestione della base stessa e resort sempre con abitazioni con un minimo di comfort, chiamiamolo terrestre per capirci. La dimensione, stiamo ancora discutendo se debba essere di ordine di grandezza 50 persone o di ordine di grandezza 120 persone. Stiamo appunto elaborando sul tema. Gli ambienti, di che ambienti stiamo parlando?
Adesso non è che entro in tutti i dettagli, ma giusto per parlare dei titoli, c'è l'unità industriale con le sue macchine, le sue catene di produzione, le unità di ricerca, i laboratori, l'unità di gestione, che vi è la sala di controllo, gli uffici, approvvigionamenti, l'infermeria, eccetera, e il resort e più gli spazi di socializzazione, o quindi, se volete, i servizi comuni, oltre che quelli generali. Quindi ci stiamo muovendo un po' in questa direzione. Questa credo che sia l'ultima, sì, e quindi distacco la mia condivisione di schermo, e a questo punto lascio lo spazio per dimostrare che appunto i team sono multigenerazionali. Abbiamo lo spazio dedicato ai giovanissimi ideatori e collaboratori di questa iniziativa. Quindi, in primis, loro hanno preparato dei pitch in un contesto che per loro è assolutamente naturale, per noi meno o diversamente giovani è un po' più difficile, ma loro sono bravissimi in pochissimo tempo a dire tutto in modo bellissimo. Quindi il primo speaker è Pasquale Scognomiglio, che ci parla di Astronaut Helmet Design. Quindi, Sì. Pasquale, condividere tu il tuo schermo? Sì, Ok. lo condivido. Bene. Si vede? Sì. Ok, buonasera a tutti, sono Pasquale Scognamiglio e ho 18 anni, vengo da Ercolano e quest'anno inizierò l'università e come facoltà ho scelto ingegneria informatica. Sono molto contento di poter partecipare a questo evento ed esporre il mio progetto Astronaut Helmet Design, che fa parte appunto del progetto Orbitecture e Lunar Habitat. Per quanto riguarda il mio progetto, sono partito col considerare un cratere nei pressi di Shackleton. Il cratere che ho considerato ha un diametro di circa 400 metri e un'altezza di 400 metri. Secondo il mio progetto, appunto, in ogni cratere devono esserci 5 edifici e ciascun edificio deve contenere 24 persone, per un totale quindi di 120 persone in ogni cratere. La forma che ho pensato per questi edifici, diciamo, l'edificio può essere suddiviso in due parti. La parte superiore a forma di semisfera, mentre la parte inferiore a forma di cilindro. Per quanto riguarda le dimensioni dell'edificio, l'altezza del cilindro è di 4 metri, mentre il diametro è di 25. Invece, quindi abbiamo una superficie totale di circa 2000 metri quadri, mentre l'altezza della cupola è di 7 metri. Inoltre, ho pensato a un corridoio interno sopraelevato all'altezza della cupola e delle passerelle di collegamento tra i vari edifici. Okay. Poi, per quanto riguarda l'edificio, quindi ho detto che è diviso in due parti. La parte superiore, a forma di semisfera, potrebbe essere paragonata a un grosso casco d'astronauta, mentre la parte inferiore potrebbe essere paragonata a una tuta spaziale. Quindi, per quanto riguarda il casco, andrò ad analizzare le caratteristiche generali del generico casco da astronauta. Quindi è costruito, per quanto riguarda i materiali, con policarbonato rigido ed è resistente al calore. Inoltre è trasparente e al suo interno viene rivestito da un liquido antiappannamento. Inoltre è presente una lamina, un sottile strato di oro che protegge la vista degli astronauti dal sole. La funzione principale di questo casco è quella di generare al suo interno dell'ossigeno. Quindi questa è anche la funzione che ho progettato, che ho pensato per la cupola, cioè deve essere sia trasparente per poter vedere ciò che c'è all'esterno e per proteggere anche le persone che ci abitano dai raggi del sole e deve anche avere la funzione di generare, comunque produrre ossigeno per la respirazione degli abitanti. Per quanto riguarda invece l'edificio, ho detto che può essere assimilato a una tuta da astronauta. Perché? Allora, le tute da astronauti, sono costituite,
sono formate da 14 strati di fibre sintetiche, tra le quali troviamo il nylon, che serve per garantire traspirazione, il mylar, che funge da protezione contro calore, abrasioni e perforazioni dovute a micrometeoriti, e poi tra le varie fibre abbiamo anche il Gore-Tex, che serve per proteggere dall'impatto con eventuali micrometeoriti. Inoltre, all'interno della tuta, quindi in questo caso dell'edificio, è presente una rete di tubicini, la cui funzione è quella di far scorrere al suo interno un liquido che serve per mantenere costante la temperatura corporea. Poi, un altro elemento fondamentale che usano gli astronauti è lo zaino salvavita. Nel mio caso, nel caso dell'edificio, ho pensato che questo zaino potesse rientrare all'interno di ciascun edificio. Quindi le funzioni di questo zaino sono molteplici. Infatti abbiamo delle provviste di acqua, ossigeno, batterie, ma anche sistemi sofisticati di comunicazione e controllo. Quindi all'interno degli edifici può avere diverse funzionalità, tra cui la comunicazione tra i vari edifici, ma anche ad esempio tenere sotto controllo i vari parametri all'interno dell'edificio stesso, e tra le varie funzioni anche come kit d'emergenza in caso in cui ci dovessero essere perdite di ossigeno o mancanza di acqua. Vi ringrazio tutti per la vostra attenzione, spero vi sia piaciuto il mio progetto. Backward Sputnik Design di Salvatore Alba Chiara, che purtroppo ha dei corsi universitari, quindi Morisella, ti dispiace, per favore lanciare con l'audio il video numero 12, per favore. Allora procedo subito, un secondo, dunque attivo l'audio, interrompo il mio video. Buonasera a tutti, io mi chiamo Salvatore Alba Chiara e presento il Backward Sputnik Design. Perché Sputnik? Quasi tutti gli appassionati di spazio conoscono lo storico Sputnik 1, ovvero il primo satellite artificiale ad essere stato mandato in orbita intorno alla Terra. È stata proprio la sua forma iconica, che è possibile vederla all'interno della presentazione, ad aver ispirato la mia idea. Lo Sputnik infatti ha un corpo centrale sferico da cui partono tutta una serie di sistemi e di antenne. Ritornando al cratere Shackleton, si potrebbe pensare dunque di realizzare una cupola che, oltre a trattenere l'ossigeno, faccia da schermo contro le radiazioni cosmiche. Questa cupola appoggiata su piedi verticali, proprio come uno Sputnik, insomma, ma solo più grande. All'interno della cupola troviamo due aree separate da un piano centrale, quella superiore dedicata ad eventuali attività industriali e quella inferiore, più protetta, che ospita le unità abitative appese al piano di mezzeria. All'interno dei pilastri di sostegno sono presenti inoltre degli ascensori che garantiscono l'accesso al suolo lunare e ovviamente anche la risalita. La struttura, di cui è mostrato qui nella slide soltanto uno schizzo, può essere ripetuta diverse volte, creando un vero e proprio alveare. L'unico limite, insomma, è la dimensione del cratere. La cupola, inoltre, sebbene non si capisca dalla slide per motivi di prospettiva, sporge dal cratere per permettere agli uomini al suo interno di godere del meraviglioso panorama che il posto offre. Insomma, siamo più sempre sulla Luna, e inoltre anche di garantire l'osservazione astronomica. Potrei descrivere il mio progetto in quattro parole. Allora, semplicità, in quanto non è necessario alcun lavoro preliminare di sbancamento del suolo e di scavo. Inoltre, leggerezza, la struttura è relativamente esile e slanciata, e inoltre non sono richieste ingenti quantità di materiale per la sua realizzazione. Salvaguardia del suolo, in quanto viene preservata la conformazione naturale del suolo, del terreno, non dovendo per l'appunto spianare, e per ultimo, ma non per importanza, ISRU, cioè In-Situ Resource Utilization, cioè è possibile utilizzare per la costruzione della struttura materia prima reperibile sul suolo lunare stesso, ad esempio la regolite. Bene, la mia presentazione è finita, lascio la parola ai miei colleghi. Penso che presenti Marco Penta.
Sì, salve, buonasera. Sei tu, ok, benissimo. Eccomi. Condivido lo schermo? Sì. Allora. Vorreste vedere, credo. Sì, 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 sì. Perfetto. Allora... buonasera a tutti, il concept di cui parlo è quello dei terrazzamenti lunari, un villaggio basato, un villaggio lunare basato appunto su terrazzamenti. In che senso terrazzamenti? In questa slide possiamo vedere l'idea del primo livello di quella che sarà il villaggio lunare. Primo livello costituito da una serie di cupole, strutture a cupola adagiate sulla parete interna di un cratere, e collegate tra loro da un tunnel toroidale che circonda l'intero cratere. Un primo vantaggio di questa struttura è la possibilità di espansione. Appunto, una volta che il primo livello risulta convalidato, risulta consolidato e completo, si vorrebbe pensare di ampliare la struttura scendendo verso il basso, quindi realizzando magari un'ulteriore porzione di tunnel, un ulteriore tunnel più in basso e realizzare cupole a un livello inferiore, producendo quindi un secondo livello di strutture, eventualmente poi un terzo livello e così via, quindi realizzando una struttura a terrazzamenti, da cui il nome del concept. Altro vantaggio, altro punto rilevante, è la possibilità di recuperare dei materiali. Chiaramente costruire un tunnel, una porzione di tunnel, potrebbe essere dispendioso, ma al contempo consente di recuperare grandi quantità di materiale, in particolare regolite lunare, utile per costruire gli edifici stessi e le strutture di sostegno delle cupole stesse. Ancora, abbiamo un effetto di efficace schermatura da radiazioni, perché le cupole in sé sono costituite da materiale adatto a schermare da radiazioni, ma soprattutto abbiamo le strutture interne al cratere, che chiaramente per la loro collocazione riescono ad avere una schermatura molto più performante. Infatti l'idea sarebbe di realizzare al di sotto delle cupole una zona giorno del villaggio lunare con i laboratori, spazi comuni, eventuali aree verdi, e realizzare invece nelle zone interne, quindi collegate al tunnel, magari una zona notte, tra virgolette, quindi zone in cui le persone possono passare le ore di sonno, più protette ovviamente dalle radiazioni. Possiamo vedere uno zoom di della struttura di una singola cupola, quindi appunto cupola aggettante nel cratere, edifici della zona giorno, tunnel, eventuale zona notte. Infine, come ultima cosa, la stazione, il villaggio, sarebbe alimentato da pannelli fotovoltaici che vengono collocati sul versante esterno del cratere. Questo perché, trovandoci al polo sud lunare, questa zona riceve un'illuminazione pressoché costante, quindi sarebbe un modo molto efficiente per l'alimentazione energetica della nostra struttura. Grazie mille per l'attenzione. Grazie, grazie a te. E molto rapidamente passiamo all'ultimo, con Raffaele. Sì. Ho sparato, sì. Ho deciso. Ci sono, vedete? Perfetto, sì. Condivido. No, si vede, si vede, sì, sì, si sta, perfetto. Ecco, vai un attimo, non riesco a mandare in presentazione. Perfetto. Salve a tutti, sono Raffaele Sparaga e sono qui per presentarvi il Moon Village, l'insediamento dalle molte possibilità. Con questo concept ci siamo spinti oltre, abbiamo provato a immaginare un villaggio lunare che ci permettesse in ogni momento di gettare uno sguardo verso la galassia. Ma a parte il romanticismo, le esigenze che abbiamo tentato di soddisfare sono una sufficiente illuminazione e uno spazio abitativo esteso, oltre alla possibilità di svolgere attività industriali. Questi punti fondamentali hanno portato allo sviluppo di un semitoroide sul bordo del cratere. La struttura è autoportante e instabile su una base d'appoggio lievemente rialzata dal bordo del cratere stesso. All'interno lo spazio è più che sufficiente per realizzare un gran numero di abitazioni, ben più di 100 in base alle nostre stime. E non abbiamo dimenticato neanche l'espandibilità. Come si vede, la geometria del cratere permette di realizzare altri
ti permette di realizzare altre gallerie con diametro via via decrescente, utilizzando la logica del concept terrazzamenti lunari, prima presentato. Il problema è che con questo concept le radiazioni raggiungerebbero le abitazioni senza problemi, ma per questo l'elettromagnetismo ci viene in aiuto. Per evitare di ricorrere a una massa ingente di acqua pesante, le basse temperature lunari ci permettono di utilizzare i superconduttori, che offrono un notevole risparmio di peso e di energia. Questi materiali, come il diboruro di magnesio, hanno una resistenza elettrica talmente bassa da necessitare di una sola carica fino all'energia magnetica sufficiente. Basti pensare a una molla che, una volta caricata, termina le sue oscillazioni in un tempo molto grande. All'esterno della struttura degli elettromagneti a forma di D, o se preferite di mezzaluna, vanno a generare uno scudo magnetico che confina le particelle ionizzanti e le fa deviare verso l'esterno della struttura, mentre l'interno della struttura a ciambella viene protetta da degli anelli superconduttori che accompagnano gentilmente le particelle ionizzanti all'esterno del nostro villaggio. Beh, sembra fantascienza, ma vi assicuro che non lo è. Il nostro corpo permette di non dover necessariamente scavare le abitazioni nella roccia lunare e sposa l'idea di lasciare libera da abitazione la parte più interna del cratere, utile per ricavare idrogeno, per sfruttare importanti gradienti di temperatura come per i circuiti di raffreddamento e per attività estrattive. Un villaggio così strutturato, oltre a ricordare uno stadio, presenta innumerevoli vantaggi e consente di distribuire le attività umane su più livelli, andando a ottimizzare i processi. Il Moon Village sorge dall'ambizione di vivere la Luna a partire dalla sua superficie. Abbiamo scelto di basare la nostra idea su questo solido concetto perché vogliamo che l'insediamento permetta anzitutto la vivibilità e la possibilità di guardare sempre all'esterno, per evidenziare la grande impresa che sarà, anzi è, la colonizzazione della Luna. Per terminare il nostro intervento vi trasportiamo ora alla vita sulla Luna. Immaginate di raggiungere lo spazioporto, di immortalare e condividere il vostro arrivo, di fotografarvi mentre passeggiate a gravità G6 ed esplorare e fare escursioni sulla superficie lunare. Ed è questo il messaggio che vogliamo lasciare a tutti, specialmente in tempi come quelli che stiamo vivendo. È per questi momenti all'apparenza così semplici e così umani che tutti noi, come diceva Stephen Hawking, dobbiamo continuare a guardare le stelle invece dei nostri piedi, anche con indosso una mascherina. Grazie per l'attenzione. Perfetto, velocissimo Raffaele, grazie mille, grazie mille. Dunque, purtroppo siamo in dirittura, dobbiamo assolutamente interrompere la nostra diretta perché abbiamo i prenotati dello speech successivo. Io davvero non posso che ringraziarvi tutti. Come stavo dicendo a dottor Russo, potremmo eventualmente organizzare un dibattito, la parte della conferenza, se quanti di voi insomma sono disponibili, magari coordinatevi, organizzatevi molto volentieri nei prossimi giorni. Io faccio un po' di mente locale, vediamo dove possiamo inserire uno slot, perché mi sembra che in realtà avete toccato talmente tanti argomenti che le domande sarebbero forse ci vogliono altre 2 ore insomma per fare questa la parte delle domande, però più che volentieri insomma cerchiamo un altro slot, ci ricolleghiamo e facciamo le domande, anche perché nel pubblico online era davvero numeroso, quindi immagino che gli approfondimenti potrebbero essere molto interessanti. Va bene Gennaro, che mi dici? Va benissimo, ringrazio te e tutti quanti, chiedo scusa se siamo andati un po' lunghi, però siamo partiti un po' tardi. Quindi normale amministrazione. Mi dispiace anche per il Claudio Voto che avrebbe certamente condotto simpaticamente e in maniera molto effective appunto il dibattito, ma cerchiamo di farlo come dicevi tu, Alessandra, sarebbe molto, a noi farebbe piacere poterlo fare. Sì, come no? Perfettamente d'accordo con Molisella, perché appunto come lei ha detto, gli argomenti sono tanti, sicuramente sono suscitate moltissime domande. Io penso che la cosa importante era quello di stimolare l'attenzione del pubblico che cortesemente ci ha ascoltato per evidenziare quello che è un indirizzo verso il quale l'umanità si sta muovendo, e questo effettivamente richiede approfondimento soprattutto fra i giovani. Perfetto. Ci siamo, io vi ringrazio, vi saluto, vi facciamo avere tutte le comunicazioni, poi faremo anche la comunicazione online sulla pagina di Facebook per quando ci rivedremo per il prossimo appuntamento, io penso tra giovedì e venerdì sicuramente troviamo lo spazio. Vi saluto ancora, buona serata e grazie a tutti. Grazie, buonasera. Grazie.